Sono un po' tutto di corsa. Buonasera, come state? Come va? Come va la vita? Oggi abbiamo iniziato la live un po' in ritardo. Perché robe, casini, gente, eccetera. Quindi, ehi, sono ancora un po' troppo bianca, secondo me. Dobbiamo fare un po'. E poi la realtà delle luci, in realtà che dovrei gestire di più i colori sull'app di Twitch, però fanno veramente caccare e li ho messi nel modo migliore. Ho messo questi ferrettini, ma non si vedono granché. That's really sad. Sembra un alieno, c'è qualcosa qui. Come state? Come va? Come state? Come è andato questo weekend? Questa settimana senza di me? Ovviamente vi sono mancata, ma questo lo sapevo già. Però questa è la mia live-etta di compleanno, che in realtà sembra effettivamente che avrei dovuto annunciarla in anticipo, però in realtà l'avevo più o meno detta che avrei voluto farla. Quindi è andata un po'. Sembra che non ho avvisato nessuno. In realtà è. Però sì, più o meno ci sta il fatto di non aver avvisato nessuno, però per me le ho avvisate le persone. Quindi è un po' confusionaria come cosa, perché io. L'ho detto in live, che abbastanza. Devo riscriverlo di più su Twitch. E su Discord, non su Twitch. Però vabbè, dai. Va così. E sono stanchissimo, ragazzi. Veramente tanto. Ed è questo l'effetto dei miei anni. Anni. Oggi addirittura ho messo delle foto sulle storie di Instagram, cosa che non faccio. Di solito non metto foto mie. Però stavolta l'abbiamo messa. Perché sì. Spacca tutto, mi hanno scritto su Instagram. Soprattutto le mie ginocchia. Però sì. Però vi devo dire che è stato triste. Compiere 30 anni è triste. Poi boh. Però la torta finta è molto carina. Happy, happy, happy. Piripim. E questa musica di Spiro mi distrarrà per tutto il tempo perché io amo Spiro, ma ci ho giocato talmente tante volte quando ero piccola che so tutte le musiche a memoria, anche se queste sono quelle remastered. Vediamo. Ho una presente. Che ci qua. Comunque Ilaria è una stronza perché non mi ha ancora fatto gli auguri. È una stronza. Non penso entrerà in live, però è una stronza lo stesso. Ciao Black, come stai? Buonasera. Scusate il ritardo per. No, è una stronza Black, non mi ha fatto gli auguri, ogni cazzo di anno se lo dimentica, ogni cazzo di anno c'è sempre il discorso del. Ah, ma pensavo fosse il 12 o il 14, ogni volta mi sbaglio. Però se lo scorda, continua a dimenticarselo. Quindi ho tutto il diritto di lamentarmi e dirle che è una stronza. Mi si è attivato Norton da solo. Anche se è scaduto dal momento di Norton, vabbè. Ma in realtà manco troppo. Ecco, li ho lavati ieri sera. E sono già sporchini. C'è la frangetta, adesso va bene. E ho messo questi ferrettini, come li chiamate voi, mollette. Sono carine, sono tutti i fiorellini sopra. Però è strano, perché se lo vedi dritto. Vedi queste cose bianche che spuntano? Non è proprio bellissimo. Sembra una cosa tipo gli alieni. Non lo so, qualcosa in testa. Oppure in stile Anya di Spy Family. Che bello, ragazzi, Spy Family. Ho iniziato a leggere il manga. Mi fa troppo ridere. Non capisco perché la barra dei cazzo di strumenti non se ne va. Ok, se n'è andata. Barra di Windows è stupida in culo. Comunque. Io ho quella scomparsa. Quindi ogni volta che coso si rialza. Però ogni tanto si blocca. Rimane bloccata e mi va. Sopra alla pagina di internet o sopra i programmi, che è stupido, che è il motivo per cui l'ho messa scomparsa, perché continuava a mandarmi sopra a quello che mi serviva. Scusa, mi sono distratta. Le cose bianche sono interessanti, ma non si capisce. Cioè, se guardi dritto non si capisce. Se fai. Ah! In generale il problema è la webcam, dovrei metterla più in alto. Grazie, Black. Sono stanca. Cosa devo dire di questi anni? È che sono stanca. E in realtà sono stato anche abbastanza tristino, nel senso arrivarci, no? C'è la canzone che ho messo sulla storia su IG, che
che è una canzone di un musical che si chiama Tick Tick Boom. Io ho visto il film del musical, fa bellissimo, veramente bello. E c'è Andrew Garfield che canta, incredibile, pazzesco proprio. E quindi parla un po' della sua storia, di questo tizio che dice: ah, cacchio, ho 29 anni, devo fare 30, non ho fatto niente della mia vita. E quindi lei fa: cazzo, Rola! E la musica è veramente bella. E quindi vi consiglio anche il musical. Però la mia idea era: ok, ai miei 30 anni metterò questa canzone depressetti, depressi con la Y, e per questa cosa, perché ci stava un sacco, tantissimo. E l'ho sentita un po' di volte. Però è bella, capì? È una cosa che parla di robe triste. Dice: ah sì, sembra più la fine del mondo. Ah, sono 30 su 90 in totale. Quindi è proprio. Però, boh, è una bella canzone. Cioè, parla di cose che dici: dovrei essere triste. Però fa con talmente tanta energia che dici: che bella che è. Kafka Fanny, sì. Può anche rispondere ad altri messaggini. Più tardi. Per il resto, in realtà, per questa live non è che mi sono preparata tante cose. Ho un regalo da parte di Bafio da aprire, che è lì da una settimana. È arrivato lunedì scorso, quindi esattamente una settimana fa, ed è lì che ha continuato a fissarmi per tutto il tempo. Io non l'ho aperto perché sono stata una persona brava e ho detto: vabbè, lo apro in live al giorno del mio compleanno. Quindi ho fatto così. Quindi oggi apriamo quello e parliamo un po' dell'Eurovision, che sta edizione è stato un casino. Anche se ne ho parlato un sacco, più che altro l'hanno sempre proclamato come evento non politico, e quest'anno è stato estremamente politico. Lo è sempre stato, però quest'anno è stato veramente allucinante a livello di backstage, proprio tutto il casino che è successo dentro, degli artisti che non si sentivano al sicuro. È stato triste. Perché io sono un mega fan dell'Eurovision, sono andata anche a Torino 2 anni fa a vederlo, effettivamente. E vedere come si erano ridotti in generale, come erano i rapporti all'interno dei backstage, delle persone, eccetera. È stato molto triste vedere, per colpa di uno stato, tra virgolette, nessuno si è sentito al sicuro e l'esperienza in generale è stata rovinata per un sacco di gente, tra cui quelli dei paesi, no, del paese, dell'Olanda, e che non hanno più potuto partecipare alla finale per colpa di vicissitudini che non hanno spiegato bene, perché evidentemente era una reazione esagerata il fatto di bannarli dalla gara. E tra l'altro quella canzone lì parlava esattamente di Europa e di sentirsi cittadini del mondo, perché non ci sono i confini. Quindi è stato super triste. È stato super triste il fatto che abbiano eliminato lui, e non perché è stato eliminato, ma perché è proprio stato bannato dalla finale. Non lo so, è stata un'edizione che mi ha fatto soffrire in generale, che ha fatto soffrire un sacco di gente, e spero che per il prossimo anno cambino sponsor, perché se cambiano sponsor tolgono l'Israele dalle palle e si risolve tutto, secondo me. E può continuare a vivere l'Eurovision, perché se rifanno un'altra edizione come questa qui, ci sono stati dei boo di continuo, quindi non boo, poi ci sono state le rivolte, le manifestazioni fuori. No, non è stato bello, non è stato bello. Molti cantanti hanno detto che non si sentivano al sicuro a camminare in un posto dove la sicurezza dovrebbe essere garantita, effettivamente. Quindi a livello di organizzazione, cosa è stato molto triste. È stato veramente triste l'Eurovision quest'anno. E ha rischiato che finisse tranquillamente. Se vinceva un determinato paese, sarebbe finita la storia dell'Eurovision, secondo me. Però, dai. Alla fine ha vinto l'Austria. No, la Svizzera. E quindi l'anno prossimo si fa in Svizzera, però appunto spero cambino sponsor. Devono cambiare un po' di robe. I tizi che organizzano l'Eurovision, cioè, devono proprio andarsene via, perché non si può andare avanti così, raga. È stato veramente triste. Se voi leggete su Twitter le cose che sono successe nel giro di un giorno, praticamente, vi mettete le mani nei capelli. È stata una cosa atroce. Tutto è stato tutto terribile. Le canzoni però erano molto belle.
le esibizioni erano molto belle perché lì alla fine è una cosa che fa in diretta e allo stesso tempo devi fare uno spettacolo per la diretta televisiva e per chi sta all'interno dello stadio, del palazzetto. Ovviamente non è uno stadio, è sempre chiuso. Anche perché io sono andata a vedere un concerto in uno stadio e faceva caccare perché vedevi i cantanti così, io stavo in alto, quindi vedevi delle formiche al posto di quelli che stavano sul palco e si sentiva malissimo. Però, magari è solo lo stadio di Milano il problema. Comunque sì, non è la cosa più bella del mondo fare le cose nello stadio. I palazzetti chiusi sono un altro discorso. No. E in realtà molte canzoni mi sono piaciute questa edizione. Però sì, dai, e quella che ha vinto mi piaceva tantissimo. In realtà mi è piaciuta veramente tanto. Capisco l'idea delle giurie di dare tanti punti alla Svizzera per evitare che quell'altro stato andasse tra i primi posti. Nonostante tutto, ci è andato tra i primi posti. Però, yay. Però è stato pesantino da seguire. Cioè, io l'ultima sera non ero manco sicura di volerlo seguire l'Eurovision perché avevo seguito le semifinali precedenti, quindi comunque tu già le conosci le canzoni. Però allo stesso tempo, con tutto il macello che stava succedendo in quei giorni lì, soprattutto dopo la seconda semifinale, ero tipo estremamente amareggiata. In realtà, ho scoperto cose, ho indagato, eccetera. Diciamo che mi hanno fatto un po' odiare l'Eurovision, e non c'è persona che possa odiare di più l'Eurovision rispetto a un fan dell'Eurovision. Quindi sì. Perché comunque mi aveva sempre accompagnato durante gli anni. Poi, ovviamente, questo è il periodo in cui io preparavo gli esami, quindi avevo sempre l'Eurovision di sottofondo mentre preparavo robe il sabato quando ero ancora una studentessa, eccetera. Quindi l'ho scoperto quando appunto ero studentessa perché avevo iniziato a mandarlo in onda in Italia. L'ho ricominciato, credo. Perché l'Italia c'era stata anni fa, era stata una delle prime fondatrici. Poi siamo rotti le balle, poi sono tornati nei 2000, credo, 2010, non mi ricordo. Però. Appunto, l'hanno scoperto intorno al 2015 è da un bel po' che lo seguo l'Eurovision. Speriamo, dobbiamo solo sperare che cambino qualcosa per quanto riguarda l'organizzazione dell'anno prossimo. Però le canzoni di quest'anno a me sono piaciute tantissimo, la Svizzera mi è piaciuta tanto, l'Italia mi è piaciuta tanto, l'Ucraina mi è piaciuta tanto, a livello visivo era uno dei più belli, secondo me. Con proprio il palcoscenico e tutte le cose visual che c'erano intorno. Poi c'era una parte in cui sullo schermo laterale si vedevano questa sorta di cose che cadevano, che erano palesemente le bombe, i missili. E quindi anche c'era quest'altro messaggio, c'è cioè sempre questo messaggio di pace, eccetera. Sì, sono sempre stata una fan dell'Eurovision. Però appunto questa edizione qui era tipo. Mi hanno un po' fatto togliere quell'amore per l'Eurovision, perché appunto scopri cose, scopri come è organizzato, eccetera. E non è stato particolarmente carino da sapere, da scoprire, però è utile scoprire perché a una certa dici, ok, basta. Ho capito come va l'antifona, sono consapevole di quello che sto guardando, non mi sta piacendo quello che stanno organizzando. Ed è una cosa che a una certa arrivi, cioè a una certa ti informi e prendi una posizione. E ci sta. Quindi io spero che cambino, perché altrimenti l'Eurovision muore. Già quest'anno ha rischiato di morire. Ha rischiato veramente che andasse tutto a puttane. Poi per qualche strano motivo, dato che gli ABBA non volevano partecipare, l'avevano sempre detto, e questo era il 50° anno dopo che gli ABBA avevano vinto l'Eurovision, tra l'altro fatto in Svezia, l'idea era quella di invitarli, però ovviamente non hanno accettato perché non volevano parteciparci, e hanno praticamente fatto questa cosa in CGI terribile, erano proprio brutti di loro da giovani su un palco che parlavano di Waterloo, che è la canzone con cui hanno vinto 50 anni fa. Erano veramente scene, ragazzi, erano veramente brutti, tipo, ma che cosa sto guardando? E poi non so manco se la CGI brutta, perché sembrava anche un po' ai. Però forse era più CGI brutta, i movimenti, cioè le proporzioni erano strane, tipo. Questi brividini che mi fanno senso, capito? Però comunque me lo sono guardata. E ci sono state cose che non mi sono piaciute. Sono contenta che molte persone erano d'accordo con me.
Però sì, il fatto di essere consapevoli su questa cosa è utile, perché appunto a una certa devi prendere posizione per le questioni che tu dici, vabbè, ma non mi riguarda, no, perché riguardano un po' tutti. E quindi inizi a prendere parte, no, inizi a schierarti, che bisogna farlo, a una certa bisogna farlo. Ti si informa e lo si fa. Fine. Sperando di schierarsi dalla parte giusta. Però sì, io so di essermi schierata dalla parte giusta, quindi. Però è stato carino. Ah, pure la Croazia mi piaceva tanto, che era una delle favorite, che però è arrivata seconda. È stato triste vedere che effettivamente il cantante della Croazia non ci credeva tanto che avrebbe vinto, perché effettivamente la Svizzera partiva da una base molto alta dei voti della giuria, e rispetto al pubblico, forse aveva già fatto i calcoli, non lo so, magari diceva, ah, il pubblico mi ha dato tante cose, però allo stesso tempo lui parte da una base più alta e quindi è molto probabile che comunque non vinca. Però si vedeva tanto, cioè si vedeva tanto che lui già sapeva che non avrebbe vinto. E che è stata una cosa un po' triste. Così. Sì, molto bella la canzone croata. Poi mi piacevano anche alcune canzoni, ma non mi ricordo mai i nomi degli stati, quindi yay. Però vabbè. A livello di musica. Ah, l'Irlanda è stata pazzesca. L'Irlanda non mi aveva convinto la prima semifinale, però in finale è stata veramente brava. Mi è piaciuto veramente, veramente tanto. E sono state belle persone. In generale, bei concorrenti. Non tutti, ma bei concorrenti. E tra l'altro c'è ancora questa inchiesta sul perché questo tipo è stato mandato via. Ah, mi è appena arrivata una notifica da Twitter. Il caso è schedulato di essere chi se sarà chiuso a giugno. Questa cosa è vera? Ovviamente ha detto che era molto stressato a causa dei fotografi, perché giustamente lui aveva detto non voglio essere ripreso. E aveva chiesto di fermare del filmare. Però, secondo Just, che era quello che non ha potuto più partecipare, ha detto che alcuni fotografi o videografi, eccetera, erano troppo vicini. Quindi si è arrabbiato, ha alzato la mano in segno di pugno. Lunged? Avvicinato? È tipo inclinato, se non sbaglio, Lunged. Si è scagliato contro un fotografo, mi pare un po' esagerato. According to the source, però non l'ha colpito. Però ha espresso che si era scusato più volte, giusto? Non si sa se le scuse erano verso i fotografi. Comunque, a quanto pare, era una persona che tendeva ad essere molto overwhelmed dalle situazioni fortissime, dalle persone, eccetera. Quindi anche questa cosa è anche peggio, perché non rispettare i boundaries, i limiti di qualcuno, è un po' triste il fatto che i fotografi rompessero le balle e non mettessero in sicurezza le persone che dovresti filmare, intervistare, eccetera. Beh, è stato molto triste. Para papà. Quindi sì, diciamo che ci sono state cose belle. Però non quest'anno. Quest'anno è stato pesante da guardare. E non avevo voglia di guardare la finale, effettivamente. Quindi è stato triste, quindi spero che cambino completamente rotta e tolgano quello stato lì, che non è uno stato. Anyway. A voi com'è andato il weekend, la settimana, eccetera, ragazzi? Perché non ci siamo visti giovedì? E devo ammettere che ultimamente non ho troppa voglia di giocare a Black Sad, ma perché l'ultima volta abbiamo fatto un sacco di roba, diciamo che è successo di tutto, una cosa dopo l'altra, senza pausa. E quindi ero tipo, anche lì, un po' troppo overwhelmed, troppa roba, decisamente troppa roba. E non lo so, e sono confusa, perché alla fine, cioè, mi ha detto, hai risolto il caso, Però ci mancava il movente, il tizio che ci sta dietro tutta sta roba che tira le fila, e il movente non è che lo possiamo sapere, perché il tizio che ci può dire è morto, quindi siamo a posto. Yay! E niente, quindi non è che ho tutta sta voglia di giocarci. In generale,
Però in realtà questa settimana poi vediamo. Poi giovedì non faccio la live, quindi magari o la anticipiamo a mercoledì o la rimandiamo a venerdì. Però vi avviso già da adesso. Fantastico, Twitch mi ha appena detto: ti diamo il benvenuto nella chatroom di Sarma. Grazie! Mi sento così accolta dopo mezz'ora che sto facendo la live. Yay! Comunque, tutto ciò voglio aprire il regalo. Quindi fanculo. Però è un bel gioco. Solo che appunto non avevo troppa voglia. Giovedì in generale volevo vedere l'Eurovision e altre robe. Non stavo in formissima. Quando non sto in formissima e non ho voglia di giocare, sinceramente preferisco non sforzarmi. Ma questo è il regalo. E adesso lo apriamo. Anzi, lo apro qui. E c'è il coso da tirare. È completamente incollato. Che rumore brutto. E praticamente sono due regali della playlist. Ah. Ah. No, spoiler. Quindi in base al regalo c'è un messaggio. Ah no, c'è la ricevuta d'acquisto che non ho fatto io. Va bene. E poi in realtà c'è scritto un regalo da Tron Gift. Goditi il tuo regalo da Tron Gift. Però, tecnicamente se io vado su Tron adesso, che è quella cosa in cui puoi mettere wishlist e ti arrivano regali senza che le persone sanno dove vivi, insomma. Lo usano un sacco le VTuber. Qui c'è il messaggio lasciato da Elbafo, chissà, sarà un fan di Elbarto. E c'è scritto: ah, sono più giovane di ben 8 giorni. Che brutta cosa fare 30 anni. Spero di migliorarti la giornata con questo pensiero. Buon compleanno, grazie, Elbarto. Che non c'entra con questa cosa, però. Se lo descrive Tron, a quanto pare è normale perché non ti reindirizza il messaggio. Quindi, a posto. Maronne, ma è enorme sta cosa. Allora, sono due regali. Sono due libri, vi anticipo. Uno è un fumetto. Che carino, ma è strettissimo. Ha un formato molto strano, è stretto. Che è Steven Universe e le Crystal Gem. Che io ho un sacco di roba di Steven Universe. Steven Universe è la mia cosa preferita in assoluto. Però i fumetti mi mancavano. Quindi Baccio mi ha regalato un fumetto. Di Tunue, tra l'altro. Chi lo sapeva? Stevio Universo? No, perché Stevio? Stelvio. Oddio, che bella! Capitolo 1 c'è. E il formato che è strano, perché è stretto. Ok, un'avventura delle gemme. E alla fine ci sono anche le cover. Questa è una cosa molto americana. Quando fanno un fumetto su una serie, eccetera, alla fine mettono sempre tipo delle cover alternative del fumetto e dei capitoli. È super carina come cosa. È molto stile cartoon. Questa è una bellissima prospettiva. Bello. Oh, guardate che carina con l'Apis. E tutta la parte precedente c'è il fumetto, però qui appunto ci sono le cose alternative. Inquietano questi. Rama, che bella! Ametist! È un po' in stile Art Nouveau. Bellissima! Terzo numero, copertina esclusiva per la catena Fried Pie Comic, mi spena. E poi tutte le ametiste qui, tutte le ametiste qui invece dei fiori. E qua poi ha tutti i fiori. È bellissima! Con gli iris. Ci stanno? No, vabbè, sono super carini. No, raga, mi sa che è su tutte. È per tutte. Ma no, continua ad arrivarmi auguri, ma non ho il numero! Quanto sei giovane ancora, grazie. Non conosco chi è, però. Non ho il numero salvato e è bianco e grigio. Cioè, non c'è l'immagine su WhatsApp, quindi sono confusa.
Anche Garnet. Vedete che bella Garnet. Con il granato. Ah, non ha il granato lei dietro. Ma a parte delle mani. C'ha solo il rubino e lo zaffiro in alto. E ha questi fiori che non so bene cosa siano. Ce ne ha due di fiori, giustamente, perché sono due gemme in uno, una fusione. Ha questi fiori celesti, che forse sono delle gerbere, mi sembrano delle gerbere. E poi questi rossi qui, che hanno i pistilli lunghi. Non è l'ibiscus, perché sono, appunto... cosa può essere? Non la calla, forse lo spatifiglio, non è lo spatifiglio perché sono aperti. Non lo so. Esperti di fiori, ditemi. Mi hanno regalato dei bei fiori oggi, tra l'altro. Ok, che sono le perle, le gemme. No, non ci sono le altre. Ci sono solo... Garnet e Amethyst. Ah sì, no, guarda, c'è perla. Che anche qui non ho idea di che cazzarola di fiori abbia. Che bella perla. È la più chiara, quindi si vedrà poca roba. Che carino! Qui io amo l'Art Nouveau e ho visto tipo delle fan art dei personaggi estivi degli universi in Art Nouveau e sono una delle cose più belle che abbiano mai fatto a livello di fan art, ragazzi. Sono veramente, veramente belle. Quindi sì. E poi che altro? Dovrebbe stare un'altra. Il secondo mi ha detto. Ah, c'è Steven con le rose rosa, giustamente. Ecco, Steven in Art Nouveau non è che sia proprio bellissimo. Anche se la cosa tipica dell'Art Nouveau è dare dei vestiti molto flowy ai personaggi. Oltre ad avere fiori e robe, nastri, carte a nastri, robe geometriche su. Che dice Steven? Bellissime. Qui sono le Crystal Gem tutte devastate dopo una missione. Che bello, Vaffio! Grazie! Stiamo aprendo il tuo regalo. Guarda che carini! Ci sono loro devastati dopo aver menato chissà quale pezzo di gemma avanzato. Sono bellissimi! Grazie, Vaffio. Quindi adesso siamo... Prima abbiamo parlottato un po' dell'Eurovision, anche se poca roba perché è stato estremamente politico, non è che ho voglia di parlare di politica sul canale, quindi... Però bellissimo! Tra l'altro una fan art simile un po' di tempo fa l'avevo trovata sulle guerriere Sailor. E erano loro che andavano in un baretto tutte distrutte, devastate, con i vestiti rovinati, a chiedere se un caffè. Tipo, una notte intera vado a combattere gli alieni. E quindi arrivavano a Starbucks, un caffè, please. C'era Usagi così, se Sailor Moon, sul bancone, please. Devastati. Tanto non guardo Eurovision. Guarda, stanno, è stata una tragedia, quindi... proprio a livello di organizzazione politica, eccetera, ho fatto un casino. È stato abbastanza deludente. Molto belle le canzoni, però un sacco di manifestazioni. È stato brutto. E gli artisti non si sentivano al sicuro. È stato molto triste, in generale. Quindi, è stato anche triste da guardare, figuriamoci. Quindi spero cambino le cose il prossimo anno. Erano tutte le alternative delle copertine. Wow. Un sacco di roba. E poi c'è il fumettino. Che è una missione classica, mi sa, delle Crystal Gem. E l'unica cosa di questo fumetto strano è il formato, perché è stretto. Cioè, non è un A4, è così. È molto strano. Poi è cartonato, quindi finisci pure per averlo tantissimo. E ha le stelle. Per attaccare le pagine a copertina. E poi ha questo. No, è super carino. No, finisco di fare questi programmi terribili. No, ma l'Eurovision è sempre stato bello. Qui ti fa scoprire un sacco di artisti che altrimenti non avresti mai scoperto. Io sono innamorata dei Goa dall'Eurovision del 2021. E sono un...
una band, chiamare band, ucraina. Sono pazzeschi, fanno una sorta di folk elettronico. È una cosa che non avevo mai sentito prima, quindi mi è piaciuto un sacco. E l'Eurovisione è bello, il problema è che appunto l'hanno ridotto tutto alla politica, soprattutto quest'anno. È stato un sacco triste per molte cose che sono successe. Quindi speriamo che cambino l'organizzazione e che se ne vadano a quel paese quelli che l'hanno organizzato finora. Tipo un diario di scuola, questo? Che stretto! Sì, un po'. Però almeno il diario di scuola era un po' più proporzionato, nel senso era anche più cortino. Invece questo è proprio lungo, lungo e stretto. Non lo so. Così è una storia di fumetto e poi alla fine stavamo guardando le copertine perché ci sono tutte delle cover alternative della copertina. E ci sono queste in versione Art Nouveau che sono bellissime. Che bella l'Art Nouveau. Anche la copertina imbottita? No, è solo dura. È solo dura. Non è imbottita. È cartonata. Questo logo terrificante. C'è un logo con una faccina che ti osserva dai capelli. Mi inquieta un po'. E poi l'altro regalo, questo gigantesco, con una scritta in roba strana dietro. Devo arrivarmi dei messaggi, ma. Aiuto. Oddio! Non è troppo pesante. È trovato perché è un cartone. Oh! Beh, io chiudo la live. Grazie. Tra l'altro c'è anche il messaggino da parte di Trono. Perché il messaggio che mi hai scritto tu l'ho già letto. Da questo fan di Elbarto su Tron. Però poi Amazon ti manda Tron che ti dice: "Godi il tuo regalo da Tron Gift". Ok, thank you. È strana come cosa. Allora ci stavo per rispondere seria e poi ho capito la battuta. Ho cartonato perché c'è il cartoncino. Ah! E questo è il secondo. Che pensa... Cioè, sembrava più... In realtà sembrava più pesante. In realtà lo tengo così e non è troppo stancante, dai. Però guarda che figo! Come luccica. E tutte queste parti che luccicano sono lisce. Tipo, questo è di noto. Però qui c'è la parte... È liscia e poi opaca, capì? Bella. E ci sono dei tentacoli in giro. Qui. Lisci sull'opaco. E c'è una scritta in Tulia Cthulhu? I don't know. Ma se lo dico tipo evoco Cthulhu e poi siamo tutti terribili. C'è scritto Pngului Mlngnaf Cthulhu, quello riesco a leggerlo. Rlie Vgangalg Ftnagn. Scusate se ho maledetto la vostra famiglia. Comunque sotto c'è scritto: "Nella sua dimora di Rlei, il morto Cthulhu attende sognando". Comunque a me piace tantissimo Lovecraft, quindi grazie. Ciao Luca! Di Lovecraft ho letto solamente Montagne e la follia e non mi ha neanche fatto impazzire. Che poi è l'unica cosa che mi consigliate. Io ogni volta che dico: "Ah sì, ho sentito gli audiolibri delle short story di Lovecraft", tutti mi dicevano: "Leggiti Le montagne della follia", è l'unico che non ho ancora letto o ascoltato. Proprio come me, anch'io da morto attendo sognando bene. E in realtà non mi ricordo. Oh, ah! C'ha la costa nera. Cioè, questa è la costa. Però c'ha le pagine nere. C'è il bordo nero delle pagine. È super ruvido. Non avevo mai toccato le pagine colorate. Sono ruvide. Che figo. I racconti del mito. Allora, questo ci avevo messo un bordello di tempo fa, infatti non mi ricordavo manco che cacchio ci fosse qua dentro come cosa. Forse sono altre short stories. Oscar Draghi. Horror, fantasmi, fantascienza. Oh, a 80 anni dalla morte di Lovecraft, le sue famose storie dell'orrore, in particolare quelle del raccapricciante mito di Cthulhu, continuano a far discutere gli appassionati.
incerti se collocarle nella categoria del fantastico più originale o delle cronache di un possibile domani, di un oggi laterale in cui antichi miti si aprono come crepe nel tessuto della realtà. Questo ricco volume costituisce la più esauriente vetrina italiana dei mostri di Lovecraft, con i racconti e i romanzi che ne hanno decretato il successo in ogni parte del mondo. Dal richiamo di Cthulhu al caso di Charles Dexter Ward, dalla Casa delle Streghe alle Montagne della Follia! Ci sta, quindi posso leggermelo finalmente. Tutti i testi di un mito che è entrato a far parte dell'immaginario moderno, ispirando il cinema e perfino un famoso gioco di ruolo. Call of Cthulhu. Sì, grazie per gli auguri. Avevi troppa roba, sì, perché ho messo cose vecchie, molte le avevo anche tolte, figurati. Oh, ho sbagliato, scusa. E c'è anche questo. Allora, sono tutte nere le pagine, finora, poi non lo saranno, perché giustamente come cazzo leggi il bianco sul nero ti dà fastidio agli occhi. Però c'è anche questa illustrazione figa, che non si vede, perché viene bruciata dalla luce, yeah! Con che è uno Cthulhu con la luna dietro che sta volando. È già un bordello grosso. Tra l'altro, a proposito di Cthulhu, ragazzi, quando sono andata a Barcellona l'anno scorso, scusate, e mo' a ritrovarlo, ho comprato una cosa da un negozio che vendeva solo oggetti di Cthulhu. Questa cosa è incredibile. Non so se l'avevo già detto in live perché non mi ricordo, però. Era praticamente una sorta di galleria in cui c'erano alcuni negozi nerd tematici. Quindi c'era quello di Cthulhu, quello solo del Signore degli Anelli, quello di Harry Potter, c'era una caterva di roba ufficiale, tutte cose ufficiali. Poi c'era quello con i manga, eccetera. Con le figure. Quello era un po' più generico, ovviamente, non era specifico in una cosa. Io in questo di Cthulhu ho comprato, se la ritrovo la faccio vedere, ho comprato una piccola patch di quelle che si cucciono sui vestiti di questo Cthulhu kawaii ed è troppo carino. E poi faceva un sacco ridere. Avevano messo una canzone famosa rifatta con le parole dedicate a Cthulhu ed era incredibile, ragazzi. N non lo so, io era la prima cosa che sentivo ero io e un'altra turista di non so che lingua fosse che ridevamo per quella canzone in inglese su Cthulhu. Meraviglioso. Però sì, avevo troppa roba perché non l'avevo aggiornata del tutto e. Vabbè, ragazzi. Potete chiedermelo nel caso, ve l'avevo detto, però. Comunque è sempre tanto apprezzato. E non ritrovo la patch, però se la ritrovo magari ve la mando. Perché. Ah, eccola! C'è un sacco di casini perché sto facendo gli inviti. Look at that! It's so cute! Non lo so, è tipo Cthulhu che loda il sole, for some reason, però. È troppo adorabile. Non ha il blush sulle le guance, perché non ha le guance, però ha tipo i tentacoli rosa e la barbetta. È troppo carino. E me lo volevo attaccare sulla giacca di jeans. Anche se quella era tecnicamente la giacca delle spille, non so se metterci anche lui. La devo mettere dietro sulla schiena, al centro. È troppo adorabile. Easy. Mi piace un sacco in generale Lovecraft. Non tanto. Allora, Lovecraft scrive horror, ma io non li considererei horror. Secondo me sono più. Ah, l'antistaminico, ecco dov'era. Giorni che non lo prendo. Non è un horror che proprio ti fa spaventare, nel senso ti fa i jumpscare e queste cose qua. O ti fa vedere cose che ti mettono paura. È più un horror a livello di atmosfera. Cioè, a me piace tantissimo l'atmosfera descritta da Lovecraft, che proprio ti mette un senso di inquietudine addosso. E tu stai andando in una grotta al buio, non sai cosa aspettare. C'è tutta sta cosa raccontata in modo inquietante. Ed è bello. Cioè, a me piace quella cosa di Lovecraft, il fatto che non è un horror che ti spaventa, è un horror che ti mette inquietudine. Quindi non lo definirei troppo horror, secondo me. È proprio un. C'hai sti brividini lungo la schiena, no? È quel tipo di horror lì, perché non sai cosa aspettarti, cosa c'è alla fine di questa cosa oscura, no? A me piace tanto, tanto, tanto come tipologia di horror. Non lo so, mi piace proprio come descrive le cose Cthulhu, Lovecraft. Cthulhu, vabbè. Poi le pagine nere sono finite.
E poi c'è quest'altra cosa, l'introduzione con una scritta in cretuliano. Ammazza però. Allora, è un libro grosso, però anche la formattazione del testo è larga, cosa che non è proprio leggibilissima. Quindi forse farò un po' fatica, però. Bello, bello. Racconti del mito e poi ci sono altri disegni. C'è l'illustrazione di Azathoth. Mi piace molto Edgar Allan Poe, il nome del gatto di Lovecraft. Edgar Allan Poe ha letto soltanto il gatto nero, perché si fa un po' a scuola, quindi quello. E non mi ricordo che altra roba. Il corvo era di Edgar Allan Poe? Ah, Azathoth, il nome del gatto di Lovecraft. Scusami, aveva paura dei gatti? Perché questa cosa non so definirla. Se vedeva il suo gatto così era un po' inquietante. Parte prima, sulla soglia di agghiacciante scoperta. Poi c'è... Ah! Nyarlathotep. Shub-Niggurath e Yog-Sothoth. Spero che non sia tipo Bloody Mary che se lo dice 3 volte allo specchio ti compare, perché altrimenti sto fregata oggi. Non posso dire come si chiamava il gatto di Lovecraft. Cerco un attimo su Google come si chiamava, non farlo vedere a schermo. Oh Madonna! Che succede? Gatto di Lovecraft. No! Poi su Quora, tra l'altro. Lovecraft era un uomo molto razzista. Ah, bene. Il gatto aveva avuto il suo nome da quando Lovecraft aveva circa 9 anni. Ah, io non so niente di com'era Lovecraft. A quanto pare era un uomo razzista. Perfetto. Amazing. I did know that. No, vabbè, comunque, ragazzi, il mio periodo Lovecraft è stato un po' di tempo fa, quando appunto ascoltavo gli audiolibri. Quindi quando prendevo l'autobus costantemente, poi mi sono un po' fermata. Non è morto ciò che in eterno può attendere, e col passare dei strani eoni anche la morte può morire. Però sì, la formattazione è un po' larghetta. Però bellissimi, ci sono anche tutti i disegni. Qui c'è tipo la descrizione. Ah, c'è il caso di Char... Ma io volevo il sommario, però. Andiamo a vedere dopo. Vedere quali c'erano. No, ci sono le note a piè pagina, che non è a piè pagina, è a piè libro, che è una cosa odiosa, perché a piè pagina leggo pure, a piè libro, che cacchio se le va a cercare? Allora. L'introduzione, parte prima. La città senza nome... Questa credo di averla sentita. La ricorrenza e gli altri dei. Poi c'è a parte seconda l'avvento di Cthulhu con tutti i nomi di demoni. Il richiamo di Cthulhu, il modello di Pikmin, Charles Dexter Ward, il colore venuto dallo spazio, storia del Necronomicon e l'orrore di Dunwich, che credo di averlo sentito anche quello, con l'audiolibro. Poi c'è a parte terza gli altri antichi, colui che sussurrava nelle tenebre, le montagne della follia, la maschera di Innsmouth, la casa delle streghe. E sono in ordine cronologico. Ok. Poi c'è la casa sulla soglia, l'ombra calata del tempo, l'abitatore del buio. Poi la cronologia. Ah, il librone è bellino. Molto bellino. Cioè, a livello proprio di come è impaginato. No, non il testo formattato. Però proprio il fatto che sia tutto nero prima, poi c'ha le pagine con i bordi neri, poi ha... Tutta sta roba a rilievo, liscia, col contrasto. È molto molto carino. Aveva anche dei difetti. Maronne. Quindi bello. No, io non so un cacchio di com'era come persona Lovecraft. Tipo Walt Disney, no? Più o meno stiamo là, immagino. Però sì, bellino. Cercherò di leggermelo.
È che ogni volta che dicevo questa cosa, ah sì, sto ascoltando un po' di storie brevi di Lovecraft, tutti quanti dicevano leggiti di Montagne la follia. Tu hai detto che non ti è piaciuto, quindi yay! Forse non è proprio il massimo, forse è solo quello che leggono tutti. Disney e Lovecraft sono colleghi di produzione? Davvero? Però grazie mille per i regali, Bobby. Li leggerò sicuramente. Con Lovecraft ci metto un po' più di tempo perché è un bordello di roba. Però sì. Cioè, comunque, Steven è più stretto del libro di Lovecraft. Cioè, ci avanza un po'. È alto uguale, ma è più stretto come larghezza. Marone, mi pesano le mani. Grazie mille! Dei regalini, yay! Sì! Ma poi apprezzavo tutto in generale. Cioè, i regali sono sempre apprezzati alla fine. Tocca scappare, avevo preso impegni e me l'ho scordato. Ma come? Quindi ti hanno chiamato perché per ricordarti che ti eri scordato? Considera proprio che Ilaria non mi ha ancora fatto gli auguri e questa cosa gliela faccio pagare tantissimo. Però grazie mille. Buone cose da fare, buoni impegni. Walt Disney Lovecraft, horror e animazione per bambini. Oddio, se guardi la danza degli scheletri è un po' inquietante. Ed è un'animazione di Walt Disney. Grazie, grazie per gli auguri. Devo fare una doccia velocissima e uscire, oh Maronne. Non uscirai mai più. Attenzione a Cthulhu quando cammini in strada. Tra l'altro, in Love, Death and Robot c'è un episodio su Cthulhu. È uno spoiler perché lo vedi tipo alla fine dell'episodio. Però c'è un episodio nella terza stagione su Cthulhu. E ci stanno sti due. Sembrano degli astronauti, da come erano vestiti, credo. O erano di militari, non mi ricordo. Praticamente andavano dentro questa grotta che dovevano raggiungere sto posto. E continuano ad andare avanti, la gente continuava a morire perché c'erano delle cose. Ciao Baffio, grazie mille per il regalo, per essere passato. Ora grazie per gli auguri. Ci si vede? A noi sedicenni queste cose fanno bene, gli horror fanno bene. E praticamente succedono cose, nel senso che sono tipo delle creature strane che vogliono impedire che loro proseguano, no? Perché probabilmente stanno proteggendo qualcosa. Solo che loro si ritrovano con la strada per uscire completamente chiusa, quindi l'unico percorso è andare avanti, quindi un sacco di gente muore. Arrivano in questa cosa enorme, solo due di loro, un uomo e una donna. Cosa succede? C'è incatenato sopra questo altare, una cosa gigante, c'erano delle colonne enormi, queste catene gigantesche. C'è Cthulhu. C'è un Cthulhu enorme, enorme. Che ovviamente c'hai sta cosa che se tu guardi negli occhi di Cthulhu, tipo ti accechi, una cosa del genere. E uno dei due lo guarda e si acceca, e in più è come se fosse sotto il controllo di Cthulhu. Quindi a questo tizio Cthulhu chiede di liberarlo, no? E quindi lui mi sa che ci prova a liberarlo, l'altra tipa non è d'accordo, quindi c'è questa sorta di fight tra di loro, questo mini combattimento tra di loro perché sono pure armati. Però poi non mi ricordo cosa succede perché Love, Death and Robot non finisce con un finale de definito. Love, Death and Robot finisce in medias res, come con l'inizio. Inizia in medias res, finisce in medias res, non c'è manco tempo di affezionarti ai personaggi, ma tutto in vacca. Soprattutto la prima stagione. Perché io quando liberate il Kraken, con questa cosa è peggio probabilmente. Con Cthulhu. Il problema di Love, Death and Robot per me, soprattutto per la stagione, è stato proprio questo, perché da tutti lo dicevano: ah sì, è una cosa rivoluzionaria, incredibile, amazing, bla bla bla. A me non piaceva. A me della prima stagione di Love, Death and Robot è piaciuto Zima Blu, che è l'ultimo episodio. Zima Blu è incredibile, bellissimo, estremamente filosofico, e quando tu lo guardi sei lì che fai: ok, sono soddisfatto. Fine.
Per quello è l'ultimo episodio. Ci sta bene, perché tu hai visto quello, hai visto tutta la serie, dici, cazzo che figo, che capolavoro, che spettacolo. Secondo me la gente si è fissata troppo su The Witness, sull'episodio The Witness, e dicono, ah sì, è una cosa incredibile a livello tecnico. Ok, è una cosa incredibile a livello tecnico, basta. Cioè, anche tutti gli altri episodi sono incredibili a livello tecnico, però appunto durano molto poco. Iniziano in medio stress, quindi iniziano direttamente con i protagonisti che fanno cose, crepano tutti e poi finisce. Oppure lo lascia senza spiegazione, non ti dà soddisfazione. Io ho un sacco di problemi con Love, Death and Robot. Questa cosa poi l'hanno limitata con la seconda e la terza stagione. Però nella prima, che sono molti più episodi, molto corti, alcuni sono molto molto corti, e sono tutti fatti così, non mi lasci niente. Non mi lasci veramente nulla a livello di emozione. Per quello, l'unico episodio Sima Blu è quello che io veramente mi porto qui e dici, cazzarola, quello è proprio bello, bello. Nella seconda stagione, tipo nella prima ho pensato quella e quello dei mini cosi e quello dei tizi che avevano praticamente un intero universo dentro il congelatore. Quello era figo, però allo stesso tempo, ok. Ok. E nella seconda stagione c'erano più cose interessanti. C'era quello di Natale in stop motion, che era incredibile, veramente figo a livello di plot twist. Bello, bello. E inquietante, perché era una cosa di Natale, ma era un horror. E quello sul treno, che aveva una grafica da videogame spennellato a mano. Fantastico. È stato comunque interessante, perché anche quello ti metteva l'ansia, l'angoscia. C'è qualcuno che ti insegue, che cazzo è. E poi nella terza stagione non mi ricordo un cacchio. Non mi ricordo cosa c'era. Ricordo che c'era tipo una battaglia tra i ratti e la tecnologia, però non mi ricordo un cavolo. E c'erano i robot che tornavano dalla seconda stagione, se non sbaglio, e c'erano i gatti che avevano conquistato il mondo e gli umani non esistevano più. Però dalla terza stagione non mi ricordo granché. Mi ricordo quando impazzivano i robottini dentro casa. Quello è stato divertente. È stato un episodio divertente. Però per l'appunto il fatto che tu dicessi, ah, una cosa incredibile, spettacolare, cambia la storia dell'animazione. La prima stagione no, non è vero, perché a livello di narrazione era carente, raga. Era carente per me a livello di narrazione, perché non c'hai tempo di affezionarti a chi cacchio sta facendo le cose lì. E sai in automatico, dato che si chiama Love, Death e Robot, che o scopano o crepano. O ci stanno i robot che scopano e crepano. Quindi in automatico sai già cosa aspettarti. Poi sì, la direzione di The Witness e di Jibaro, che è uno degli episodi della terza stagione, è molto bella, perché è un direttore incredibile. Al momento non me lo ricordo, però quando stavamo analizzando su Instagram, nelle storie, l'artbook di Into the Spider-Verse, io avevo parlato di questo qui, perché praticamente lui era quello che all'inizio era stato scelto per la direzione artistica, poi si è passato a un altro stile, perché effettivamente la sua era molto complessa, però non mi ricordo come si chiama. E l'artbook è un po' incasinato da prendere. Se mi ricordo ve lo dico nella prossima live. Che però è molto bravo. E tra l'altro una cosa in stile città l'ha fatta. Ha fatto un corto animato con il suo stile, ambientata in una città tipo New York. Quindi tecnicamente, guardando quel corto lì, tu dici, ah ok, Into the Spider-Verse poteva avere questo stile qua. Però in realtà mi piace tanto lo stile di Into the Spider-Verse, quindi sono contenta che abbiano scelto un'altra direzione alla fine, più fumettistica a livello di linee sul viso, eccetera. Battaglia tra i ratti e la tecnologia, sì. Ed era molto sanguinolenta quella cosa. Poi il tizio fa la pace con i ratti. Cioè, almeno lì c'è stata un finale diverso. Un finale, un'amicizia, si è concluso bene. Dai. Possible Earth Future? Cos'è Black? No, Biker Mice non c'entra niente. Tra l'altro, quanto vecchio Biker Mice, scusami. Non ricordo niente di Biker Mice, io. Ricordo solo i topi biker, però non ricordo assolutamente gli episodi.
Sì, questi sono i miei regalini da parte di Bafio. Molto contenta, grazie. E ricevere regalini è sempre bello. È sempre una cosa carina. Anche se al momento non ho troppo spazio effettivamente per i libri, non c'ho spazio per niente. In realtà, per i fumetti sì, i fumetti si trova sempre. E questo è veramente grande come libro, quindi è difficile pure posizionarlo perché è alto e grosso. Devo sistemare, dovrei in realtà mettere in ordine tutti i miei manga, toglierli dagli scatoloni e rimetterli in libreria, però. È una cosa che mi pesa tanto a livello mentale e fisico da fare e potrei iniziare il lavoro, quindi prendere gli scatoloni, aprirli e non metterli mai a posto perché sono quel tipo di persona lì. Io purtroppo quando inizio una cosa e sono tipo tutta piena di vita, perché dico, ah sì, facciamo questa cosa, faccio il cambio dell'armadio, tolgo le cose che voglio rivendere, cioè no. Inizio un giorno, poi mi se ne va la voglia e abbandono tutto. Abbandono tutto come stava messo prima, quindi ti dico poi, ah ok, pazienza. Che è molto triste. Però, yeah. Però i fumettini si trovano. E di recente appunto ho recuperato i primi 10 volumi di Spy Family. Capisco benissimo. Io non lo so se... Perché è una cosa che fanno in tanti. Cioè dicono che sia una cosa tipica dell'ADHD. Però non so se ho l'ADHD, sinceramente. Non ho idea. Perché proprio vivere nel caos, invece ho bisogno di avere punti di riferimento utili. Quando c'ho troppa roba tutta intorno, è tutto troppo overwhelming e quindi impazzisco e non riesco a fare più niente e mi si brucia il cervello, no? Invece chi c'ha l'ADHD non gliene frega un cazzo questa cosa, io invece no, mi... Vado, no, faccio... No, non riesco a fare nulla. No, non lo so. E non penso di avere l'ADHD. Però... sì, c'è un po' di... L'attenzione se ne va spesso in fretta. Infatti io ho bisogno di mille cose diverse mentre lavoro perché così riesco a mantenere l'attenzione. Vista overthinking... No, è anche l'overthinking? Sì, quello ce l'ho sempre avuto. Però no, in questo caso non c'entra niente. Più il fatto di stare in un luogo che è pieno di roba e tu non riesci a ritrovare niente perché non riesci a vedere quelle cose. Perché il mio problema è, se io non vedo quella cosa non esiste. Cosa che non è vera, tecnicamente, perché dovrebbe esistere. Però per me è quello. Cioè, io ho bisogno di vedere dove stanno le cose. O dove sta quella cosa che mi serve, perché altrimenti non esiste più. L'ho dimenticata dalla memoria. È una cosa strana. E appunto, di recente mi sono recuperata Spy Family, ragazzi. E in realtà all'inizio ero tipo... Non voglio spendere soldi per altri fumetti perché devo leggere i fumetti che ho adesso e quindi no. Però l'avevo trovata a metà prezzo su Vinted. I primi 10 ho detto, cazzo, metà prezzo. Ci sta. Ci sta. 25 euro con le spese di spedizione, come se fossero 2,50 euro a volume. Ho detto, cazzo, buono. E quindi ho detto, vabbè, prendiamo questi 10 numeri. Ne sono usciti 12 in realtà di Spy Family, però intanto ho questi qua e mi sta piacendo un casino. Allora, a me piace tantissimo l'anime. L'ho sempre adorato, ho apprezzato tantissimo. Ho visto anche il film al cinema, che non so che si sono fumati a una certa gli animatori, però vabbè. Quella scena con Anya, tipo, che cazzo sto guardando? Però sì, l'anime fa morire da ridere. È bello, è scritto bene, ti fa affezionare. È una famiglia finta che però funziona estremamente meglio di una famiglia vera. E sono tanto carini gli uni con gli altri, è molto realistico. E sembrano effettivamente... related perché hanno le stesse reazioni ogni volta e fa troppo ridere e quindi ho detto vabbè mi sono iniziato a leggere il manga raga è bellissimo fa straridere anche il manga non è soltanto l'anime non lo so anche se appunto avendolo già visto già so cosa aspettarmi è proprio bello è proprio tanto tanto bello e quindi è una di quelle cose che vi consiglio un sacco perché fa bene fa proprio bene alla mente. Tu guardi l'anime, leggi il manga, ridi, ti diverti, ti affezioni. Stai proprio bene dopo che l'hai visto. Manco di fede. Come? Devi fare come per Babbo Natale? Non lo vedi, ma sai che esiste, ma no. No, non si può. In questo caso Babbo Natale è stato Bafio, dato che mi ha regalato roba. Cosa carina. Mi piacerebbe prendere anche qualche blind box, però appunto essendo blind box
mi uscirebbero solo cose che non voglio, quindi sarei triste, no? Vabbè. Non lo so, c'è lo stesso problema. Babbo Natale. Babbo Natale ci sta. Che poi tecnicamente anche Buffy avrà un po' quegli anni. Il 21 è il suo compleanno, quindi sono dello stesso anno. Siamo sulla stessa barca. Che tristezza, raga. Io veramente ho detto, quando è arrivata la mezzanotte ieri, ero sveglia, ovviamente. E non so, mi sono sentita un po' triste. Come se non mi fossi goduta appieno i 20s, capi? Che ci sta, c'è stato il Covid, c'è stato il lockdown, c'è stato di tutto e di più. Però sì, mi ha messo un po' di tristezza. Non lo so, alcuni dicono che i 30 sono meglio, nel senso che sono tutti in discesa, però non so se è una discesa verso gli inferi o che altro, però vabbè. Io 2 anni fa, cosa? Sei stato triste? E se non lo sai più bene, meglio. Sì, però mi sono sentita un po' triste. Sono stata vicino al mio gattino ad accarezzare il gattino. Ho detto, non voglio stare a cazzeggiare su TikTok a quest'ora. E quando passa mezzanotte mi sono andata al mio gattino ad accarezzare il gattino. Che tra l'altro il mio gattino ha una testa di cazzo perché è volato giù dal terrazzo. Venerdì. Un povero cucciolo. E l'abbiamo portato al veterinario. E tecnicamente ha una contusione alla zampa, infatti non la poggia per niente quella davanti, zampetta, mi viene da piangere ogni volta, povero cuccio. Chissà quanto sta soffrendo, gli stiamo dando l'antidolorifico tutti i giorni, e già quello è difficile dargli, però spero gli faccia bene. Però una testa di cazzo, poteva evitare di cadere dal terrazzo, poverino. E poi il medico ha detto che ha una perdita di sangue interna, però ha detto che è normale quando succedono queste cose perché il trauma del contraccolpo, tipo, però sta un po' a riposo. L'unica cosa è che appunto non poggia per niente la zampa davanti ed mi dispiace un sacco vederlo così, anche perché è sempre stato mega attivo, correva, faceva parkour, saltellava, è troppo tenerello, mi dispiace tantissimo. Hai fatto come hai fatto tu, sei stato triste anche tu, Black. That's sad. Mi spiace. Grazie Blizzard per il follow. Non si è sentito l'audio? Come mai? Che strano. Grazie mille comunque, benvenuto. Benvenuto. Provo a rimandarla? No, non posso rimandarla da qua. Strano. Non si è sentito l'audio. Comunque c'era Peridot che diceva thank you. Sì, infatti mi è dispiaciuto tantissimo, lo vedo che saltella, povero cuccio. Il mio gattino bello. Che poi c'è sempre sta fissa che ti deve prendere la mano, mi deve fare così. E si alza sulle zampe per prenderti la mano. Grazie, Blizzard! Grazie mille! Non me l'aspettavo! Alla fine non mi conosce. Ecco, questo si sente, vedi? Il welcome non funziona. Grazie mille per gli auguri. Benvenuto. Dimmi se è benvenuto o benvenuta. O benvenuto, che rimane benvenuto. Allora, vediamo un po'. Hai regalato. Oh man! Aspettiamo un attimo che finisce l'oh man. Oh my, grazie. Oh, Black, sei un piccolo zuccherino. Grazie mille. Oh man. Mi fa troppo ridere, Stadio. Metti in pausa per via dello scorrimento. Ma cosa dici? Ah, c'è Black che usa l'emote. Benvenuti, benvenuti. Nuovi sabbini. Abbiamo finito. Ora posso spammarla. Yay! Allora, ha donato 5 abbonamenti livello 1 alla comunità di Sarva. Grazie. Un abbonamento a Luca. Un abbonamento a Luca con la K. Un abbonamento a Luke, un abbonamento a Giorgio Deca, che non so chi sia, un abbonamento a Black e un abbonamento a Pine, a Pine, a Pinetian. Grazie mille, Blizzard, grazie per gli auguri e grazie per questi regali belli belli, grazie mille. E benvenuti i Sabini, nella combriccola. Che
Che cosa carina, grazie. Blitz, sei una leggenda, sì. Che bello. Che bello, nessuno mi aveva regalato così tanti esami, sono contenta, grazie. E tutti insieme. Che cosa carina. Quindi, nuovi Sabbini. Quando la finisco, queste, le illustrazioni questo mese avranno l'illustrazione per questo mese. E la regalerò anche a Blizzard, se mi ricordo. Perché il problema di Twitch adesso è che non puoi più mandare la mail a tutti. Perché una volta avevi questa possibilità di inviare mail ai tuoi sub. Quindi io mandavo direttamente il regalo dell'illustrazione. Blizzard, se non sai di che cacchio sto parlando, puoi vederlo qui. Tecnicamente io faccio illustrazioni, animazioni in 3D su un canale YouTube e qui ci sono tutti i miei social in generale, cioè YouTube nello specifico e... Coso? Non so scrivere YouTube, benissimo. E Instagram nello specifico, però poi ci sono anche tutti i social. Diciamo che faccio un po' di tutto, quindi disegno, faccio animazioni, giochiamo su Twitch, parliamo su Twitch. Disegniamo su Twitch, animiamo e scleriamo contro Blender su Twitch, è sempre molto divertente. E quindi faccio un sacco di cosine carine. Se ti interessa vedere un po' quello che faccio, ti lascio il link di tutto. Gioca a Genshin ogni tanto. E però, tra l'altro, il fatto è che ultimamente ci gioco poco in live, ci gioco quando ci sono tipo gli eventi o le story quest importanti o le arc quest. E domani pubblico vince 50-50 di fila, non sempre purtroppo. L'evento quello musicale l'ho fatto per conto mio, non l'ho fatto in live stavolta perché non avevo gemme e stavo cercando ancora di pullare l'arma di Arlecchino, senza successo, domani è l'ultimo giorno, speriamo di riuscirci. E quindi ho detto, vabbè, lo devo fare in anticipo perché lunedì, dato che domani si aggiorna tutto, lunedì è l'ultimo giorno in cui potevo farlo. E non volevo fare giocare a Genshin oggi, volevo fare altre cose per la live di compleanno. Abbiamo aperto i regali, un regalo e due regali. Prima. E quindi ho detto, vabbè, voglio fare altre cose, non voglio giocare a Genshin. E quindi ho detto, me lo sono registrata, l'ho semi-montato e niente, lo pubblico domani sul secondo canale. Ci sta. Perché mi ha fatto troppo ridere, raga, fa troppo ridere come evento. Itto e Paimon cioè, mi crepano, mamma mia. È stato veramente corto, veramente divertente, quindi bello, bello. Comunque sì, facciamo un po' di tutto su questo canale. Però sono molto proud dei miei short animati perché ci vuole un sacco di tempo. E stavo pensando in realtà di iniziare a farle con una mini me animata in versione PNG Tuber. Però quello è un progetto che avrà luogo tra qualche mese, probabilmente, perché devo anche capire come funziona poi il rigging a livello proprio facciale. Perché mi aiuterebbe tantissimo a semplificare le cose, perché animare su Blender è una cosa lunga da fare. Mi piace tanto, però è lunga, quindi non sempre ho la forza di farlo. E quando voglio fare un discorso, dialogo, bla bla bla, senza dover animare ogni volta le espressioni, avrebbe senso che ci fosse il rig che anima le espressioni. Il PNG Tuber o il VTubing funziona così. Tu hai un disegno, hai vari livelli, li righi, quindi metti delle ossa e fai in modo che queste ossa che muovono le espressioni facciali o il movimento del corpo funzionino in base al tuo corpo, quindi che si muovano in base a come ti muovi tu e come parli tu. E quella cosa potrebbe semplificarmi tantissimo a livello di animazione, anche per quanto riguarda i video di short animati, principalmente nelle parti in cui devo parlare tanto, che no, in cui non succedono cose a livello esterno, tipo alcuni video animati hanno uno scenario e io e la telecamera interagiamo con lo scenario. Però per la maggior parte, quando devo fare un discorso, non c'è questa cosa, quindi devo animarla io ed è un po' una rogna, perché non ce n'è tanto bisogno. Non è molto PNG Tuber, TNG ti bastano 2 frame, riconoscimento facciale minimo, suppongo. Ma a me non piace. Black, se devo fare una cosa la faccio bene, 2 frame mi fa cacare come cosa, sinceramente, fai pa 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 pa. No, voglio anche le espressioni facciali. O comunque voglio un po' di movimento nei capelli, negli occhi, eccetera. Cioè, c'è qualcosa che deve un po' muoversi, no? E ho visto che c'è un programma che si chiama PNG Tuber Plus, che è molto molto carino da utilizzare.
E sembra interessante. Sembra molto carino. Perché nonostante sia un PNG, hai molta più roba, molta più possibilità di fare cose. E si avvicina molto di più a un VTubing, con meno potente, ovviamente. Però si assomiglia più a quello che a un PNG che cambi due frame, insomma. Quindi quello sembra interessante. Me lo devo studiare. E in realtà più o meno ho capito anche come dividere le cose, unirle, eccetera. Il problema è che non so qual è la parte successiva, nel senso, ok, adesso che ho il rig, eccetera, quale programma devo usare per fare il riconoscimento facciale? Boh, quello mi manca. Però appunto devo informarmi, vediamo un po' che altro ci esce. Perché appunto sarebbe un sacco utile, perché io ho dei problemi con il mio aspetto facciale. A questo punto fare direttamente VTuber no, perché devo imparare un programma nuovo fin dall'inizio che è mega complicato e in più è a pagamento. E costa tanto ragazzi, non mi ricordo come si chiama, però costa veramente tanto. C'hai il primo mese gratuito per poterlo fare, effettivamente si potrebbe fare. Però no, costa. Cioè, dovrei avere già tutto pronto, tutto imparato prima che attivo il primo mese, quindi. I don't know. Preferisco fare quello per dare uno stile più simile a quello delle copertine dei video YouTube. O della mini-me, del logo. Perché avrebbe senso. Quindi preferisco fare quella cosa qui, fare cose carine e iniziare con quello e poi si vede se passare a una cosa più complicata, perché. Ci sto. Anche perché un conto è fare un PNGTuber a metà, non tutto il fisico, e un conto è fare un VTubing a metà, che sono molti più livelli. Consistency. Quello è un po' difficile. La mia coerenza è terrificante. Dunque, Baby Cthulhu è adorabile, ragazzi. È troppo carino. Baby Cthulhu. Cioè, come fai a non farti sciogliere gli occhi, sciogliere il cervello e bruciarti gli occhi da questa cosa così adorabile? Io lo farei. Se Baby Cthulhu fosse un gatto. Oddio! Chissà se esistono dei gatti Cthulhu. Probabilmente ci sono nelle fanart. Cerchiamo. Cthulhu Cat. Sì, ci sono. Ci sono, ci sono. Ce ne sono tantissimi di Cthulhu versione gatto su Google, ok. No, mi hanno fatto cacare le scarpe Black, non me le mandare più. Sono veramente atroci. E in più ho il ginocchio di merda, quindi cosa pretendi che mi metto cose del genere? Non le metterei mai. Non mandarmi più le scarpe. Adesso ho ancora più roba sulla scrivania. Pippi. Comunque sì. Non sono stronzo, era proprio brutto. Oh. Finally. Comunque devo rispondere a un sacco di gente. Ah, pure su Instagram. Ah, il prossimo video animato sarà un video lungo, probabilmente. Solo che adesso sono impegnata un po' con i preparativi, sto facendo tutte le grafiche per il matrimonio di mia sorella e quindi siamo un po'. So, devo fare quella cosa sto mese. Quindi magari faccio la fanart, però. Quello sì. Però per il resto devo fare quella cosa e i video non li toccherò questo mese. C'è stato il video per dar fastidio a inizio maggio. O fine giugno, fine giugno, fine sì, giugno, fine aprile. È stato molto carino. Però quelli lunghi, papà, rimandati, ragazzi. Mi dispiace, però ho altre cose che vengono prima da fare. Quindi ci sta. E per il resto, poi voglio fare un'altra versione di quelle sui grilli e le cicale. Perché, raga, credevate che fosse finita. Quante ce ne ho di idee sui grilli e le cicale, non avete idea. Però quello va a agosto, quindi figuriamoci. Non so se farne qualcuno sul compleanno, perché c'è un audio TikTok che dice "We miss your birthday?" E c'è proprio il 30 come numero, quindi ci potrebbe aver senso. Però boh, vediamo. E per il resto, quello lungo,
Duolingo, quello breve, pre-Duolingo. E poi ho visto che alcuni YouTuber che fanno animazioni praticamente fanno i video lunghi e poi prendono dei pezzi e ci fanno degli shorts, che effettivamente ha senso perché hai una cosa grande e poi c'hai tanti content diversi che vengono collegati a quella cosa grande. E quindi avrebbe senso, quindi penso che lo farò anche io con alcune scene di quello di Duolingo. E poi ci sarà quello sul pirografo. E vorrei fare altri, ma non mi ricordo quali. Vabbè, quello sui grilli e le cicale. Mi piacerebbe fare un bordello di roba, che non so se ho tempo. Sarebbe carino. Poi c'è Linktober. Io non faccio mai Linktober perché so che non lo finisco. In generale non mi piacciono i temi che mi danno le altre persone. E a volte non li capisco i temi che mi danno le altre persone. Quindi vorrei fare qualcosa di un po' più specifico. Cioè un po' diverso, magari se riesco a farlo. Vediamo. Vediamo come va la cosa. E per il resto, sì, il modello PNGTuber, ragazzi, quello penso che mi porterebbe via un mesetto. E vorrei fare un video su come ho realizzato la mini me, quella in 3D, quello è 3D. E quindi prima di fare la PNGTuber, ho detto, magari facciamo la spiegazione di come ho fatto la mini me prima di fare tutto il resto. E così poi posso fare anche il video su PNGTuber. Dico, ah, ho fatto così, così, così. Sarebbe carino anche fare un mini tutorial, anche se non ho ancora imparato come usare quel programma. Sì! Sfruttiamo tutto. È che l'unica cosa che devo imparare a fare è registrare quando lavoro al computer, che è un po' una rottura di balle. Che adesso tu, se non registri tutto, non ci puoi fare i video, è una rottura di coglioni come cosa. Mi piacerebbe anche fare più TikTok, però di nuovo, ho questa cosa che TikTok è molto selettivo, nel senso tu c'hai un canale su un determinato argomento, continui su quel determinato argomento. Quindi non so mai se farlo con me medesima oppure con me animata. Non lo so, non ho idea. TikTok forse dovrei considerarlo a parte. Non ho idea. How to make your mini disarma. Ah, tra l'altro, ragazzi, vi devo far vedere una cosa. Aspettate un attimo. Sono qui, non è che sono sparita. Allora. Ok. Devastando tutto. Mi sono anche tirato un calcio alla bottiglia dell'acqua. Allora, vi ricordate che vi avevo parlato che avevo fatto quel. Come si dice? Quell'illustrazione per quel contest e l'ho fatto nel giro di 2 giorni e sono arrivati i risultati. I risultati. Guarda com'è pieno di zuccherini adesso la tazza, che bello, per tutti gli abbonamenti, che cosa carina. Sono arrivati i risultati, ovviamente ho vinto il primo premio, cioè ci pensavate, secondo voi potevo perdere in un contest in cui ci ho lavorato per 2 giorni, proprio al limite della data? Comunque, no, non ho vinto una fava. Però vi posso far vedere il disegno. Mi piacerebbe postarlo su Instagram. Sarebbe carino. E farci un render. Fare un render in 3D. Per usarlo come sottobicchiere sul serio. Abbasso un po' la luminosità perché mi sa che non la vedete altrimenti. Infatti, allora abbasso tanto la luminosità. Che è questa. Possiamo ancora di più. Ok, si vede? Si vede, più o meno. Questo era il mio sottobicchiere. È praticamente questo alieno molto classico. Molto bello. Che sta facendo praticamente. Sta lavorando con una mano. Con l'altra mano si tiene la testa perché si sta rilassando. Con l'altra mano ancora ha una birra. Perché tecnicamente era un sottobicchiere per la birra galassia, si chiama così. Ho detto, vabbè, facciamo qualcosa a tema alieni. E la cosa particolare di questo alieno è che ha una maglietta con su scritto I love cows, amo le mucche, perché sappiamo che gli alieni rapiscono le mucche. E in più ha un portachiavi con la testa di mucca. E mi è piaciuto tanto, ok, potevo effettivamente farlo meglio, però mi stava finendo il tempo.
tecnicamente. E poi avendolo esportato sul PC, diciamo che da iPad a PC cambiano un po' i colori, cambiano le cose. Quindi poi non mi sono resa conto di un errore che era successo a causa di questo invio da una parte all'altra, tipo sulla birra, che qui è uscita molto molto carina sull'iPad. Sul PC si vedeva un po' una merda, come se ci fosse una linea netta che la dividevano. Per colpa appunto di sta roba, e non me ne ero resa conto, e in più era quasi scaduto il tempo, cioè letteralmente ho mandato il disegno 10 minuti prima della scadenza del contest, quindi yay, e in più avrei potuto sistemare un po' meglio la plancia di comando, perché gli ho fatto questo effetto metallico, dove stanno i pulsanti eccetera, però non ci ho messo poi l'ombra, perché l'effetto metallico, ok, lo fai con la luce, ma poi devi aggiungere anche della parte oscura, diciamo. Quindi ci sta come cosa. Però, yay! Non ho vinto un cacchio e non è stata nemmeno selezionata tra le 20, credo, opere che staranno alla mostra. Però sì, più o meno me l'aspettavo. In realtà, quando ho letto che avevano ricevuto più di 500 proposte, ero tipo, porca miseria! Non ho vinto una fava. Però la speranza è l'ultimo a morire. Non mi aspettavo tutta questa gente che partecipava. C'erano delle opere veramente incredibili, veramente fighe, fatte benissimo, fighissime. La scelta del vincitore non mi ha entusiasmato. Cioè, c'erano altre cose molto più belle, secondo me. Però, boh, magari funzionavano peggio a mo' di sottobicchiere. Poi l'ho fatto così carino con le cose concentriche, tonde, proprio perché su un sottobicchiere aveva senso continuare a utilizzare questa forma tonda, e poi era carina l'idea di avere questa plancia di comando, no? Vista dall'alto. Poi avevo anche messo il bicchiere grosso da birra sopra per vedere attraverso il bicchiere, vedere come cambiava un po' la forma, e tendeva a curvarsi o a colparsi all'altro lato, non mi ricordo se concavo o convesso. Convesso. Quindi molto carino. Mi è piaciuto in realtà, anche se l'ho fatto in 2 giorni, eccetera. Avevo iniziato, in realtà, pensato di farlo con un fisheye, la prospettiva particolare, però non c'avevo tempo. Quindi ho detto, facciamo normale. Però appunto c'era una roba fatta in fisheye che era fighissimo. Era un miscuglio tra 3D e 2D dipinto. Era fico, fico, fico. Però non ha vinto niente. Hanno semplicemente deciso di metterlo nella mostra. Non so perché. Non so perché. Secondo me quello poteva vincere. Era un po' complesso, forse per un 10 centimetri di diametro, però allo stesso tempo attirava talmente tanto l'attenzione che una persona si sarebbe messa a riguardarlo un po' bene e a capire bene come era fatto. Quello era molto bello. Non lo so, la scelta del primo premio non mi ha convinto, nel senso che era molto semplice, molto illustrativo, carino, come illustrazione per bambini, però c'era di meglio, secondo me c'era di meglio, quindi comunque non ho vinto una fava. Yay! E ogni volta continuo imperterrita a partecipare ai concorsi, ma cioè ormai sono abituata. Non è che proprio non vinco niente, non lo fanno manco vedere. Quello è il punto. E quindi sei lì che fai, ma perché continuo a provarci? Non lo so. Però almeno ci ho perso troppo tempo. L'ho fatto in 13 ore e mezza su Procreate, più sistemare le cose, PC, eccetera. Però devo dire che mi è piaciuto come risultato, e appunto voglio pubblicarlo su il mio Instagram, perché adesso posso farlo, però non voglio solo pubblicare il coso, voglio proprio fare un render 3D in cui ci sta sto bicchiere di vetro sopra il coaster, sopra il coso. Però ne farò due, nel senso, nella scena, immaginatevi una scena, un'inquadratura su un tavolo, che si vede solo un angolo del tavolo, c'è un bicchiere di vetro sopra a un sottobicchiere, e poi c'è un sottobicchiere con il mio design, anche l'altro sul mio design, essendoci il bicchiere non si vede benissimo. C'è un altro sottobicchiere con semplicemente che si vede e basta, quindi col tavolo. M molto semplice in generale, con un po' di goccioline di freddo sparse in giro, magari la birra che sgocciola. Però appunto sì, molto semplice, vorrei fare un render 3D, lo vorrei fare realistico. È una cosa che non faccio spesso perché è una rottura di balle. E non mi piace granché farlo realistico, però potrei provarci per farci un posto su IG. Tra l'altro, a quanto pare Instagram ha deciso di nuovo di cambiare l'algoritmo, e dal 1º giugno faranno questa cosa che dovrebbe aiutare i
canali, profili piccolini, nel senso che se posti un reel adesso lo fanno vedere prima ai tuoi follower e se va bene tra i follower lo fanno vedere ad altre persone che non sono follower. Invece da giugno vogliono cambiare questa cosa e far vedere il tuo reel prima a chi non ti segue. E se poi va bene questa cosa, continuare a farlo vedere a chi non ti segue, altre persone ti seguono. Non so se quelli che ci seguono verranno mai in questo modo, però vediamo se funziona, perché effettivamente il problema principale a livello artistico è che nessuno vedeva i tuoi post, se nessuno delle persone che ti interagiva, che interagisce con te, che ti segue, interagisce con il post. Quindi sarà interessante. Da vedere, da provare. Magari aiuta, che ne so. Sarebbe carino. Io faccio un po' cacare su Instagram. Non l'ho mai capito come social a livello di coso. Non sono così veloce a fare i post a livello artistico. È abbastanza terribile. E ormai se tu stai sui social devi diventare uno che fa video. Che fa content con i video. Perché altrimenti non vai da nessuna parte. Che anche quella è una rottura di balle, però. Oh, carina questa musica di Spiro. Era del terzo gioco? Tre. Icy Peak Nancy the Skater. That's cute. Instagram, bra 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 bra. E quindi vediamo come andrà. Ah, se volete aiutarmi con Instagram, basta interagire, mettere mi piace, salvare i post preferiti, condividere e commentare. Condividete sulle storie. Tra l'altro, ragazzi, se condividete sulle storie e mi taggate, io le vedo e le posso repostare come storie, altrimenti no. E tutte e due tanto sonno. Ma sì, ma quello c'è sempre. C'è sempre. Devo rispondere a un altro ghoul. Che carini! Che carini! Sono un sacco di merch artist che sono proprio bravi. Rifarlo anch'io, ma allo stesso tempo vedo come ci lavora la gente, anche quella è una cosa a tempo pieno. E devi costantemente fare roba nuova. Ok, LinkedIn che mi dice cattivissimo M4 sarà. Ok. Illumination. Costantemente roba nuova in base a quello che esce, alle serie che vanno di moda. Quindi ogni volta devi aggiornare cose, non puoi farle una volta o l'altra. Quindi. Però appunto anche quello è lavoro pieno e io già. Faccio l'animazione tutto il giorno che ci metto un sacco di tempo. I don't know. Però appunto, dato che sto disegnando più spesso, a parte le ultime 2 settimane, mi sto velocizzando. Quindi è una cosa ottima. Dai, pollicione. Non ce la possiamo fare invece di velocizzarsi. Però appunto dipende dallo stile, perché lo stile è pintato. Quello non è veloce. Purtroppo quello stile lì mi piace, ma non è veloce per niente e mi fa impazzire perché non riesco a starci 30 ore su un pezzo solo. Io vorrei fare tipo massimo 15 ore su un pezzo singolo. E perché dopo un po' il mio cervello svalvola e dice: non sto andando da nessuna parte, non ce la faccio. Io mi dilego. Prossime, tanti auguri ancora, grazie. Ricordati che i 30 sono i nuovi 30, giustamente. Grazie, Black. E anche Orange is the new black, volendo. La prossima volta ti chiamerai The Orange Xoxos.
Zerot, giusto, Zerotero. Zerot. Orange is the new Zerot. What? Perché sono offline? Sull'app mi dice che sono offline, ma non sono offline. L'app è deficiente, a quanto pare. Cioè, non è che sia una novità. La cosa scomoda dell'app è che non hai... cioè, non puoi, tipo, modificare i video e ricaricarli su YouTube. È un po' scomodo. Ok, adesso sono live. Va bene, l'app si è ripresa un po'. Oh, scusate, sto continuando a giocare con le cose sullo schermo. Comunque, vedere la tazzina piena di zuccherini è sempre bello. Una cosa carina. E poi ci sono zuccherini, poi ci sono le tazze fredde di chi ha rinnovato, che c'ha tipo 23 mesi di rinnovo, e poi continuano a muoversi lì dietro quelle perché non ci entrano, anche se c'è tutto spazio del mondo, ma continuano a muoversi e a ruotare su se stesse, non so per quale motivo. È sempre un po' glitchata la cosa della tazzina, che ho visto che non molti streamer usano più ormai, però mi piace tanto perché aggiunge un po' di movimento ed è carina, e l'ho fatta io e quindi è stato bello da fare. Che se dovessi rifarla adesso non mi ricorderei nemmeno come impostare, perché dopo che la fai devi usare un mini programmino e impostare i numeri in modo tale che il rettangolo verde dove possono cadere le cose che ci cadono sia preciso con il disegno che hai fatto, quindi è tipo super incasinato, c'è stato un bel po' a farlo. Però ero molto soddisfatta quando l'ho fatto, ero tipo mega contenta, che è uno dei motivi per cui non vorrei toglierlo, però vabbè. Oddio, sta musica di Spiro era terribile. Era terribile. Che bello Black che usa le emote adesso. Piripiripi, piripiripi. Però sì, con i video mi sa che sono un po' ferma questo mese. È sempre una cosa triste. Però non riesco proprio a mettere le cose in modo ordinato, organizzarmi e farle meglio. Vediamo, vediamo. Poi siamo arrivati a 337 iscritti. Yay! Let's go, baby! Ah, non so se fare il giochino. Perché abbiamo Shippy, che è una short adventure, che è un giochino breve. Ok? Che dovrebbe durare una quarantina di minuti. E quindi avevo detto, vabbè, oggi parlottiamo un po', apriamo un regalo, parlottiamo anche un po' dell'Eurovision. E se poi nel caso c'è Shippy. Però non so se giocarlo effettivamente, perché arriverei a mezzanotte. Non so se ho voglia di arrivare a mezzanotte, magari facciamo un altro quarto d'ora di live, soprattutto perché non c'è tanta gente oggi. E quindi vediamo un pochettino come va la questione. Madonna, sta musica nel cervello, che fastidio. Mi dai, sono un po' sfocata. Ho girato la ghiera della videocamera di nuovo. Che fastidio. Ah, avevo pensato di, sempre per questione merchandise, mi piacerebbe prendermi una stampante piccolina. Però allo stesso tempo penso che sarebbe un po' inutile. Allora, a me piacerebbe prendermi una stampante di quelle termiche. Le termiche non hanno bisogno degli inchiostri di quattro colori, di tre colori più il nero. Ma semplicemente hanno questa cosetta singola che tu ci rimetti dentro e ti fa tutti i colori tecnicamente. Però è piccola, cioè una stampante termica grande costa tanto. Una stampante termica piccola costa un centinaio di euro e ti fa cose così. Però se tu la utilizzi per stampe o cose carine, ci puoi fare anche dei santini. Mi piacerebbe fare dei santini sugli Archon di Genshin, per esempio. E sarebbe un sacco divertente. Però appunto sarebbe carino per farci cose piccole. Il problema è che appunto al momento non ho abbastanza persone che mi seguono. E
Quindi anche comprare roba per il merchandise non ha tanto senso. Mannaggia la miseria, lei noire di nuovo in sconto. Mi tentare Steam, abbiamo già un sacco di giochi investigativi da fare. Lei noire è uno di quelli che ogni volta osservo. Mi piacerebbe giocarci, ma allo stesso tempo dobbiamo farne altre 3-4. Dopo Black Sad ce ne ho almeno altri 3 e poi vediamo come finanziarci gli altri. Vediamo un po'. Però appunto non so se appunto lo sfrutterei troppo. È che è super carina come stampante e non dovrei manco fare cose troppo grandi. Quindi non lo so, non lo so, mi piacerebbe. Però allo stesso tempo non so. Allora, la qualità delle stampe in quel modo sono bellissime. Le ho viste, ho visto delle foto di persone che l'hanno utilizzata. Il problema è che essendo una stampante termica, non so quanto duri la stampa termica. Perché non so come, se sapete come funziona praticamente. È la carta che è speciale e su questa carta si possono impressionare cose. Detto in modo semplice. E è la stessa cosa che degli scontrini. Gli scontrini non si buttano nella carta, gli scontrini si buttano nell'indifferenziato. Perché loro si stampa, è una carta termica e si stampa in base al calore, lo scontrino. Ecco. Questa cosa qui però ti porta dopo mesi, anni, eccetera, a scolorirsi un bel po' per quanto riguarda gli scontrini. Quindi non so se in effetti una stampantina termica che però fa anche i colori abbia senso, perché se poi si scolora un po' inutile, capi? Tu vendi delle cose e poi si scolorano, non è proprio il massimo. Quindi sono un po' indecisa da questo punto di vista. Però vediamo. Perché sarebbe carina, anche proprio perché è piccola e portatile, termica, non ti servono tutti i colori. Però allo stesso tempo avrebbe più senso comprarsene una decente che stampa tutto, no? Magari ci spendi lo stesso quanto sei i soldi, però è una stampante che ti stampa per sempre. Poi il problema sono le cartucce, che sono una rottura di balle. E le stampanti hanno sempre dei problemi incredibili, per qualche strano motivo, non so, con la connessione, eccetera. Hanno sempre dei problemi. È tipo a Slim Dogs, praticamente. A Slim Dogs ogni volta c'era questa battuta in cui si lamentavano della stampante che non funzionava, c'era sempre la scena comica ed è vero, le stampanti sono stronze, hanno sempre problemi a appiccicarsi alle cose, eccetera. Grazie per gli auguri, ragazzi, benvenuti. Benvenuto. Grazie mille. Com'è andata il weekend? Giusto oggi è lunedì. Ogni tanto mi dimentico perché faccio live a fine della settimana e poi lo faccio lunedì. Quindi sono lì che faccio. Com'è andata il weekend? Com'è andata la settimana? Non ve lo dico quanti sono. L'ho già detto. Adesso non lo ripeterò. È sempre divertente vedere se la gente indovina o meno. No, no. Quindi le stampanti sono un po' in casino e non so se comprarmene una normale per poter fare le stampe delle illustrazioni oppure appunto questa termica piccolina. Però appunto non so quanto durino le stampe delle stampanti termiche perché se sono come gli scontrini a una certa si scolorano ed è inutile vendere roba che poi si scolora, me la ritirano in testa. Ah, arrivateci, vediamo se ci arrivate, sono curiosa. Queste richieste non si fanno le richieste. 68, esattamente. È quello che mi sento. 23, grazie, ma no, non sono 23. Però, nice. GG. Ho fatti troppi in realtà. Non me lo dici, non quitto sta live. E qual è il mio problema in questa frase? No. Thanks. Tu c'hai ragione. Beh. Esattamente. Ma in realtà col fatto che è del compleanno si può anche chiedere. Ovviamente ne ho fatti 16, ragazzi. Che credete? Insomma, dai. Ci siamo messi d'accordo. Un altro utente in chat che però è andato via. Siamo dello stesso anno, quindi ogni volta noi ci siamo messi d'accordo che ne facciamo 16 e basta per ogni singolo anno che va avanti. 16 del 1990.
È la miseria, non sono così vecchio. Però, appunto, that's great. Sì, ne ho fatti 30. Sono entrata nei 30s. Che brutto. Grazie. Sto citando. Perché? Non mi ricordo manco cos'è Wallach, guarda. È una di quelle cose che ho sentito ma rimossa completamente dalla mia memoria perché è inutile. Certo, l'aimbot su Fortnite, sicuro. Infatti gioco col pad al PC. Dici bugie, mai 30. Va bene, ragazzi, voi avete tutto il diritto di crederci o meno. A me, se me ne di meno, fa piacere, quindi sta a posto. Citti, citti, no, non citto, non citto. Grazie per il follow, Petrito, benvenuto. Ma non capisco perché non parla, Peridot. Avevo rimesso il suono. Benvenuto, benvenuto, come stai? Ma citto nella vita? Non gioca Legit, ma non gioco manco a Fortnite. Hai DS. Cosa vuol dire? Sono tanto così da bannarvi, ragazzi. Tanto, tanto. Tanto. Ok, boy. Bye bye. Raga, no, non mi peso a bannare la gente. Se rompete il cazzo, vi mando via. Tutto qui. Non è una novità. Pipiripiripim. RIP, esattamente. Grazie per gli auguri. Però non so che domanda mi hai fatto prima. Ma guarda, Blizzard, questo non è una novità. No, non ti saluto nessuno. Non si spamma! Non si spamma, non si saluta nessuno. Dovete lettere regole per accettare regole prima di scrivere. Quando c'è, faccio just chatting, le persone si sentono in diritto di scrivere qualsiasi cosa. Tutto, tutto quello che vogliono. Però il fatto che, sai qual è il punto? No, non si rendono conto, bam, del fatto che è come se tu entrassi a casa di qualcuno. Tu, quando sei in chat, in live, stai parlando con i tuoi amichetti della tua chat, in live, tranquillamente. E stai a casa tua. Quindi il fatto che la gente venga a romperti le balle significa gente che ti entra in casa, così, sbattendo la porta, dice: "Oh, faccio il cazzo che mi pare, c'ho tutto il diritto di rompere le palle", solitamente sempre alle ragazze, alle donne sul streaming, bla bla bla. E tu mi sei appena entrato in casa, senza invito, e ti comporti pure di merda, e metti anche i piedi sul tavolo. Oh! E quindi li butti fuori. Easy peasy. Oppure, stessa cosa, quando tipo arriva la gente che dice che entra e spamma, mi è capitato, è stata una brutta esperienza. Sempre perché stavo facendo just chatting e stavo parlando con i miei amichetti, perché dovevamo vedere i primi episodi di Haikyuu doppiati in italiano, quindi era molto più importante. Arriva gente a spammare e dice: "Ah sì, vieni in questa live di questo tizio, un'occasione incredibile". Tutti dicevano la stessa identica cosa. E bando anche te. E che vuoi che sia? Perché si mettono d'accordo e dici: e dello stesso discorso, io stavo parlando con i miei amichetti, arrivano questi tizi che rompono le balle e dicono tutti stessi: "Vieni qua, fai questa cosa con noi, bla 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 bla", senza dare spiegazioni, senza dire chi è. "Ah, non stiamo spammando, non è vero, non abbiamo detto il nome dello stream". In realtà lo spam è anche ripetere la stessa cosa 1000 volte. Quindi il fatto che leggete le regole e non le capite vi rende deficienti, come prima cosa. E allo stesso tempo noi stavamo parlando lì, è come se arrivassero 20 persone che si accalcano intorno a questo gruppetto di 5-6 persone su un marciapiede che chiacchierano e dicono: "Ah, fai questa cosa, fai questa cosa". E io chiamo i carabinieri. Cioè, se tu pensi alla chat come se fosse la vita vera, queste cose tu non le faresti mai. Non andresti mai ad accerchiare delle persone per strada. Il fatto è che online la gente non si rende conto dell'etichetta, di come cacchio bisogna comportarsi. Perché non è che ci vuole tanto, raga. Ci vuole un po' di cervello, voi dite. Ok, ma no, non è la vita vera. È la vita vera. Essere educati è la vita vera.
rispettare le regole è la vita vera. Non rompere il cazzo alle persone che non conoscete la vita vera, perché a me non io non credo che voi andate a rompere il cazzo a gente random per strada, a meno che non fate i video stupidi reaction in stile The Show, però voi vedete un po' voi come ragionare e come comportarvi da persone decenti, ma manco buone, decenti, un minimo proprio. Quindi, mi è già successo, sono abituata, vi bando. No, non scassate il cazzo. È molto facile la discussione. Easy peasy. No, non rovinate la serata a tutti, perché quando la gente chiacchiera di cose carine, e poi arriva gente che non c'entra nulla a fare domande che non c'entrano nulla, è brutto. E tu ti stai mettendo in mezzo a un discorso senza manco provare a parteciparsi o ad avere una conversazione civile da cui può nascere magari un'amicizia, una bella esperienza. No, devi rovinare l'esperienza a chi stream e a chi commenta. È brutto. Non lo fate. Non c'ha senso. Cercate di fare le persone adulte, più o meno. E così invece continuiamo a parlare tranquillamente, invece di farci rodere il fegato, che dite? E non vi sbando, ragazzi. È una cosa che non faccio mai. Però c'è gente che fa tipo le live su leggere le richieste di sban. Io non ho mai avuto richiesta di sban perché la gente viene solo a rompere le balle, quindi figuriamoci. Ed è il motivo per cui non mi piace fare just chatting, ed è il motivo per cui mi avete rovinato anche questa live. Bravi, cazzo, bravi. Vi siete sentiti soddisfatti nella vita? Evidentemente non avete nient'altro di meglio da fare. Please. E io sono molto sarcastica, quindi. Non ci si va diretti con me. Chopper, ciao, come stai? Stavo appena dicendo male a gente che rompeva le balle e veniva a spammare. E a comportarsi da maleducati. Yay. Perché nemmeno il tuo compleanno puoi stare felice, no? Sì, l'ho già flammati. Come stai, Chopperino? Come è andato il weekend? Io sono molto stanca. Pippipiri. Perché tanto ormai vanno tutti in generale. Cioè, io te la do pure in un'altra occasione, ma poi dico, ma senti, non me ne frega un cazzo. Sono persone che non incontrerò mai nella mia vita. Se ne frega. Lui veramente 18 anni non si fanno tutti gli anni, vedi? Tu sì che lo sai. No, ormai io e Buffy ci siamo messi d'accordo sul fatto che ne facciamo 16 per sempre. Perché abbiamo la stessa età, cioè lui li deve ancora fare. Però tra qualche giorno, il 21 li fa, quindi ci siamo messi d'accordo che ne facciamo 16. Sempre 16. Anche se a 16 anni non puoi guidare, quindi è un po' meh. Sì, forse sono meglio 18, meglio 18. Sì. In cui sei stupido e rincoglionito. Però sei felice. Stupido, rincoglionito e felice. That's great. È che tuo fratello deve farne 18, ne ha già fatti 18 se non sbaglio, giusto? Perché mi ricordavo che era piccolino. E poi mio cugino li ha fatti quest'anno, 18 anni, quindi ho iniziato a pensare, mi sa che è un po' più grande. Ho visto David Chevalier al Comic Con di Palermo. Oh, che bello! Ricky è 17 del 2007. Ah, ok, quindi lui fa l'anno prossimo. Aspetta, che anno stiamo? 2024. Oh. Esatto, ok, l'anno prossimo. Ok. Sembrava più grande, ah, perché era alto. Che bello il Comic Con di Palermo. Com'è andata la giornatina? È un colosso, come se parli tu. È un gigante colossale di Attack on Titan. Oggi abbiamo chiacchierato un bel po' su Eurovision, robe varie, stampe, cose. Ho aperto un paio di regalini. Molto carini. E in realtà era una live non troppo pensata. Però vabbè.
Che belline queste musiche di Spiro. Le ho messe basse e basse, quindi forse sentite poco, però non fa niente. Io non vado a una fiera del fumetto da una vita, credo. Penso da Lucca, di 2 anni fa. Non ci sono più tornata in generale. Perché da me non è che ce ne siano di così belle. Forse sono andata al Pescara Comics, però... è piccolina, insomma, non è che ci stava granché. E... quindi non lo so. Non c'è tanta scelta di fiere. Cioè, la più grande vicina sarebbe il Romix, però il Romix non è proprio bellissimo a livello di organizzazione o pulizia. E... non c'ho voglia mai andarci. A me sarà arrabbiato con lui perché si è mangiato 3 quarti di teglia di tiramisù perché non ha... oh no! non si fa! Però ti rifiuto il mabuff perché me l'ha segnalato. Ti blocco il termine. Oh, emette, il tiramisù è buono, non l'avrei fatto io. No, qualcosina poteva prepararselo, insomma, perché proprio il tiramisù. Poca roba da fare se consideri che è enorme. Però da 3 quarti di teglia è tanto, però, Mamma mia. Il fatto è che il tiramisù non è che ti nutra tantissimo, perché ok, ci sono i savoiardi, ditemi che lo fate con i savoiardi perché non potremmo essere più amici se scegliete Povesin. Ci sono i savoiardi, però effettivamente quando li bagni nel caffè e poi ci sta la crema al mascarpone eccetera, tendono a sminchiarsi, diciamo, sembrano meno consistenti, quindi non è che proprio ti nutrano. È come mangiare tanta roba e poi dopo 2 ore hai fame di nuovo. E però sì. Quindi è cresciuto ancora, immagino. Oh, però è buono il tiramisù, cacchio. Il tiramisù è buonissimo. Cadere in tentazione per il tiramisù ci sta un sacco. Però poteva anche cucinarsi qualcos'altro, cioè anche farsi un paninetto, dai, insomma, direttamente al tiramisù è andato. Che tristezza. Sta male, però è colpa sua. È pronto a subire le conseguenze delle sue azioni. Ah, continuano ad arrivarmi i messaggini. È stato mio amico, non sapevo neanche che fosse in frigo fino a 2 ore fa, ma no! Beh, l'hai scoperto un po' tardi, dai. L'importante è averlo scoperto, poi quello che ti è rimasto è un altro discorso. Puoi ringraziare il tuo amico e dire: ah, mio fratello è piaciuto molto. Fine. Io non l'ho mangiato. Mi dispiace, Chopper. Però fa un sacco ridere come situazione, perché ha senso, insomma. L'avrei fatto anch'io, anche se no, non posso perché non posso mangiarlo, però l'avrei fatto anch'io. Tra l'altro ho provato a rimangiare un po' il parmigiano, perché sto cercando di reintrodurre un po' i cibi che mi mancano. Che non posso mangiare. E quindi ho detto, vabbè, ma magari proviamo con i formaggi stagionati che non hanno il lattosio. Però allo stesso tempo non mi fanno benissimo. Cioè mi danno un sacco di nausea anche mangiarli anche quelli stagionati. Ed è triste. più che i formaggi, non sono molto fan in generale dei formaggi, mi mancano i dolci con latte. Però se già il formaggio stagionato mi devasta, figuriamoci il latte fresco. Che pizza. Infatti la torta della foto di oggi è finta. Quella torta è finta. È super carina. Si fa... è praticamente polistirolo. L'ha fatta mia mamma. La polistirolo ricoperta di carta crepla. O fommi. Da 2 nomi. E... è buona. Cioè non è buona, è bella. Non si mangia. E... è bella, è molto carina. Ed è carino perché tecnicamente appunto io ho un sacco di problemi perché non posso mangiare roba e quindi l'impasto non ricresce se cambi quello che ci metti dentro. Soprattutto senza albume.
e l'album aiuta tanto a ricrescere. Quindi io volevo questa torta a forma di cuore di quelle alte che si usano tanto ultimamente, che sono super carine. E quindi farlo con l'impasto mio sarebbe stata una tragedia. Ci volevano tipo tre impasti diversi, tre forme diverse, tre cucinate in momenti diversi, impilate probabilmente. E quindi era un macello. Allora ho detto, mia mamma, senti, te la faccio finta, la usiamo per le foto, sta a posto. Ed è diventata molto carina. E ha praticamente usato una combinazione strana, tipo di farina di mais con la colla, o farina di qualcosa con la colla, per fare le decorazioni sopra, di quelle che di solito si fanno con la sac à poche, però finte, che praticamente sono dure, non si mangiano e rimangono lì. Ed è una cosa allucinante, però è stato carino. Cioè, non fai i ciuffetti. Però fai tutta la cosa così. È stato molto carino. Sì, molto bella. Ultimamente mamma le fa spesso queste cose così. Quindi super carino. E era abbinata. Io ero abbinata alla torta e alle decorazioni con il vestitino che aveva un po' di rosa nei fiori, nei fiocchetti. Quindi ho fatto tutto abbinato. Ah, è stata molto carina come torta. L'unica cosa è che appunto quando ci devi mettere le cose sopra devi bucarla tecnicamente. Perché ho provato ad incollare le candeline, perché è una torta finta, quindi al momento abbiamo fatto solo le foto a casa, però poi festeggerò più in là. E quindi avevo pensato, vabbè, magari ce le incollo le candeline, però non si reggevano perché erano troppo pesanti, quindi comunque alla fine bisogna bucare le robe, e bucare la torta significa avere poi il buco sul fucsia, sulla copertura, quindi è abbastanza triste come cosa. E però dai, è uscita molto bella. Per fare foto va bene, la porti in giro, va bene, è leggera, non è pesantissima come una torta, ma cosa, non la puoi mangiare. I mean, puoi anche provare a mangiarla, però mangiare il coso forse non ha senso. Amica, la cake designer, anche lei usa molto il polistirolo, anche se per le torte matrimoniali. Sì, che bello! Per le torte matrimoniali il più delle volte si tende ad avere torte finte, solo per fare la foto effettivamente, perché cioè, se fai tre strati di torta vera è un po' uno spreco, allo stesso tempo magari manco si mantiene. Dovresti fare tipo la torta come quelle americane, che sono tutta pasta di burro, quella roba terribile. E quindi ha senso il fatto di fare torte finte, che poi tanto te la tagliano in cucina, manco la vedi la torta vera, quindi ha perfettamente senso. Però è cosa carina che fa la cake designer. Ci sta, ci sta. La pasta di zucchero. Sì, quella per la copertura. Però no, la torta finta nostra è senza pasta di zucchero. Non è proprio commestibile. L'ho usata anch'io la pasta di zucchero una volta. Avevamo fatto una torta a forma di testa di Spider-Man per un nostro amico, l'avevo fatta io e Ilaria, che tra l'altro la stronza non mi ha dato gli auguri perché continua a dimenticarsi la mia età, la stronza, e avevo fatto questa torta bellissima a forma di faccia di Spider-Man. Era molto carina. Avevamo fatto la pasta di zucchero rossa per la maschera e bianca per gli occhi, e poi tutte le parti nere avevamo usato le rotelle di liquirizia, le avevamo srotolate. E abbiamo fatto tutte le righe della ragnatela e il contorno occhi. Super, super carino. Super bello. È uscita molto carina. E tra l'altro la liquirizia ci stava un sacco bene. Come gusto, con la pasta di zucchero e il pan di Spagna, era molto molto buona. Ilaria no, è una stronza. Continua a scordarselo e ogni volta dice: ah no, perché no, non sapevo che giorno era. Non è vero. Ogni volta in realtà mi dice che si confonde tra i giorni, ma sono 7 anni. Ci conosciamo, neanche scostato le balle. Cioè. Dopo arriva a mezzanotte e le scrivo: sei una stronza, letteralmente. Che pizza. Piripiri. E lo fa ogni anno abbiamo una discussione su questa discussione sul fatto che lei si dimentica il giorno. Non si fa. Non si fa, ragazzi, non si fa. Allora, io l'anno scorso le ho dato gli auguri la sera, ma me lo ricordo perfettamente, il suo compleanno, ma glielo ho dati la sera perché pensavo che in quel giorno lì fosse il 29 di novembre, invece era già il 30. E lei festeggia il 30 novembre.
Ero convinta che quel giorno lì fosse il 29, però gliel'ho dati la sera, quando mi sono resa conto che quel giorno era il 30. Ho detto, cazzo, come il 30? Pensavo fosse domani. E gliel'ho dati subito. Ok, gliel'ho dati di sera, però ci sta. Ma lei no, ogni volta si scorda del mio compleanno. E non è che pensa come penso io. 23,59 vale. Esatto, esatto. Però, se non lo fa, non va bene, insomma. Io me lo sono ricordata. Ero semplicemente confusa perché pensavo che quel giorno fosse il 29 e non il 30. Ma lei si scorda proprio il numero. Lei continua a confondersi tra il 12 e il 14. Mancano 20 minuti. Per questo tra 20 minuti scrivo sei una stronza. Perché non mi hai fatto gli auguri. Ciao Siva, come stai? Grazie per gli auguri. Arrivi sempre un po' tardi tu, Siva. Sempre verso le 11 e mezza, mezzanotte. C'è anche stato un utente nuovo, Blizzard, che ha regalato 5 abbonamenti. È stato molto carino, molto gentile per il compleanno. E ho aperto i regali di Buffy. Di questi qui. Mi ha regalato un fumetto di Steven Universe, che è super carino. C'è delle illustrazioni molto belle dentro. Soprattutto quelle delle cover. Stavo dicendo copertine e cover insieme, ho mischiato le parole. E poi ho regalato questi racconti di Cthulhu di Lovecraft. E sono molto contenta. È un librone gigante, con le pagine nere, bellissimo. Quindi vediamo un po'. Momento in cui posso staccare un minimo il cervello. È la miseria, mi dispiace, sì, faccio... Staccare il cervello solo a mezzanotte non è proprio il massimo. Ho capito, però non ti puoi devastare mentalmente. Il resto del... cioè, ho capito che lavori, però magari... un po' di tempo libero per un po' di sport, un po' di aria aperta, qualcosa. Apprezzo, sì. Più che altro ti perdi un po', tipo, tutto. Arrivi che ho già raccontato tutto quello che devo raccontare, insomma. Che tu partita IVA. Perché queste domande difficili, job. Quando riceveremo gli investimenti, allora sì che mi disattiverò un minimo. Sto arrivando i soldi. Ah, ok. Meno che non riesco a trovare un cavillo. O anche un cavallo. Il mio regno per un cavallo. Ah, sta musica di Spiro. Sono tutte host che mi ricordo tantissimo. Ogni volta sento tipo... ah! Che belli i cavalli. Solo i cavalli. Li vanno a portare a casa. Stasera. Scusate, quella cosa di sì, io ce l'ho prendemente nel mio cervello. Aspettiamo Ilaria che arriva, non arriverà mai. Sta stronza! Io non è che... Io lo sto facendo apposta, però veramente mi ha rotto le balle. Questo... ho tutto il diritto di offenderla. Quale cosa di sì? È il... solo i cavalli. La traduzione di Only the Horses, la canzone. Che fa solo i cavalli ci potranno portare a casa stasera. Turururu, turururu, tu, tu, tu. È una delle più belle. È proprio rimasta nel cervello da una decina d'anni ormai. È proprio vecchio. Era uno dei video in cui faceva tradurre da Google Translate in italiano e niente, ci faceva le canzoni. Il video è stato bloccato per copyright. Ma perché? Aveva usato la musica originale. Per quale motivo? Cioè, vediamo se c'è ancora. Tra l'altro. Solo i cavalli. Io. Che era Party Rock Anthem. Perché non mi ricordo il nome della canzone. Only the Horses e solo i cavalli tradotto da Google Translate, però... Scott X Parody. Però l'ha pubblicato un tizio che si chiama LOL Goal.
quindi forse non c'è più sul canale. Che tristezza! Ma perché, scusami? È presente nella compilation. Ah! È dell'altro utente che l'ha ricaricata, a quanto pare. È strano, scusami. Ma non mi ricordo che cosa, se usava la base musicale effettiva della canzone originale, però mi sembra strano. Oppure no. Oppure la cantava e basta, perché non lo sento da una vita. Mi ricordo solo il lyrics. Il lyrics, il testo. Però appunto non... I don't know. I don't remember. Hai trovato il cavallo, Siva, nel frattempo. Ne ho trovati tre, buono! Allora, uno è un ronzino, l'altro è... non mi ricordo un pony, e l'altro ancora è un cavallo. Mi ricordo che avevo letto un fumetto su Minnie, o su Minnie Meg. In pratica c'erano tutti questi tipi di cavalli diversi, e c'erano tutti i nomi delle razze. Mi piaceva tantissimo quella storia a fumetti. Però è... cioè, non lo so, c'era un cavallo enorme con il pelo lungo, era il più grande di tutti e mi era rimasto in testa, ma non ho la più pallida idea di come cacchio si chiamasse. Un gorilla, essenzialmente. Il fratello di Chopper. Gliel'hanno sticcato. Si è riuscito a infilare nascosto nel video che raccoglieva tutte le sue canzoni tradotte con Google. Oh! Bello! Ha fatto bene. Abbasso il sistema. No, la compilation me la sono persa. Ma perché mi piaceva tantissimo quella. Però in realtà le sentivo tutte all'epoca. Però quella era la più iconica. Assolutamente sì. Per me, perlomeno. È una di quelle canzoni che canticchiavamo. E di cui abbiamo parlato quando stavo facendo amicizia con i miei compagni di corso all'università, che stavamo tornando via da lezione, che dovevamo camminare almeno 1 chilometro per andare a prendere i mezzi. E quindi stavamo parlando di sta canzone di Sio, e stavamo canticchiando come i cavalli, cioè solo i cavalli, scusatemi. Ed è uno di quei ricordi belli, perché le canzoni di Sio uniscono le persone, siamo diventati amici. Poi su 4 persone, compresa me, siamo diventati in tre, però va bene, dai, va bene lo stesso. Funziona, no, 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 non al 100% le canzoni di Sio come anime, amici, come elegante per le amicizie, ma dai. 3 su 4 è un buon risultato, secondo me. 3 stricato. Ah, stricato. Perché? Dovrò compilation le canzoni della fine del viaggio del giro in Giappone. Quella non l'ho mai visto, il giro in Giappone. Giro in Giappone in bicicletta, giusto? Perché non lo so, non mi interessava. O forse era un periodo in cui non guardavo Sio. Non mi ricordo quando era uscito. Cosa di Viaggio in Giappone. Mi sa che era prima dei cose animati, credo, e quindi non li ho mai visti. E quindi non mi interessa recuperarli, insomma. Un sacco di cose che fanno parte di YouTuber, ma non li ho mai visti. Però le canzoni di Sio uniscono, fino a una certa. E non per tutti, non al 100%. Non so quant'è la percentuale. Al momento proprio. Sarebbe da recuperare, quasi faccio fare il rewatch. No! Vai a dormire, Chopper. Riposati, non guardare Sio. Non adesso, ok? E vedremo Chopper alle 3 di notte a guardare Sio in Giappone. Tutto il tempo. Quindi è vecchio vecchio come serie. Dura tipo 6 ore, minchia. Vedremo domani mattina alle 6 del mattino Chopper che guarda ancora Sio in Giappone. Ah, ok. E raga, Ila c'ha meno di 10 minuti per farmi gli auguri. Non me li farà. Contattatela voi e ditele che se non mi fa gli auguri le dico che è uno stronzo.
sa bitch. E non glielo voglio manco dire. L'ho già fatto, come? Dove? Quando? La riempiamo di DM. Che poi ha detto che nell'ultimo periodo le si era rotto il telefono, ma adesso ce l'ha. Quindi il fatto che non lo usa, boh. Capisco Discord, ok. Non ci stai sempre, anche se tecnicamente ci lavora Discord, quindi dovresti starci. Però, boh. È un pissed off. Scusate, è un pissed off. Piripi, piripi. Siamo qui, aspettiamo. Get in the fucking mecha. Che burdello. Un sacco di messaggi a cui rispondere. Tra l'altro, guardatevi Tick Tick Boom, che è la canzone che ho usato nella storia su Instagram. È proprio bello. È un musical tecnicamente. Però io ho visto il film con Andrew Garfield. Il musical originale non l'ho mai visto. Ed è basato su una storia vera. Più su un musical vero. È molto molto bello. E avevo messo sta canzone che era il 3090. Che è appunto lui che... E anche lui non è molto felice di fare 30 anni, insomma. E quindi tutta la musica è super mega allegra, però poi dice: ah, tutti mi cantano tanti auguri, io vorrei soltanto svegliarmi da questo sogno, vorrei correre via, vorrei scappare via. Sembra più la fine del mondo, Doomsday. Quindi è mega divertente a livello di testo ed è bellissima. E Andrew Garfield c'ha una voce allucinante, incredibile, pazzesca. È proprio bello come film. È triste perché è basato su una storia vera che poi finisce male. E lo dice a inizio film questa cosa. Perché tipo il protagonista aveva questa malformazione, questa mutazione genetica e in pratica muore giovane alla fine. Senza mai riuscire a coronare il suo sogno. Più che altro lui riesce a coronare il suo sogno, però muore troppo prima per vedere i frutti dei suoi sacrifici, del suo sogno, perché lui era uno scrittore di musical, appunto. E aveva lavorato tantissimo. Questo film parla di lui che lavora tantissimo su questa storia incredibile che c'ha. Però non mi faccio spoiler, perché altrimenti robe. Però tecnicamente cose. E però poi appunto è triste perché quando poi riesce a capire, a far funzionare le cose, eccetera, eccetera, che è nel futuro, non è all'interno della trama del film. Alla fine non vede i frutti del suo lavoro. È così brutta come cosa. È molto triste. Ed è una cosa che poi ti scrivono, perché in realtà il film parla di lui che cerca appunto di fare questo grande successo con questo grande musical, che è una delle sue idee più incredibili mai pensate. Però appunto non... poi lo vedrete. Il film è molto bella. Sta su Netflix, se c'è ancora. Dovrebbe esserci. Ma Tick Tick Boom. E quindi c'è questa canzone in cui lui appunto dice: ah, sono 30 su 90. È bellissimo, però. Quando lo sento la prima volta arrivo. Viene da piangere anche a me. Però è carino, è carino. Tanto non risponderà. Ah, that's cute. È molto bello. E io non sono amante dei musical, quindi ve lo dico. Non sono per niente amante dei musical. E io mi sono fatta autografare una scheda personaggio vuota del gioco di ruolo Liblin. Non lo conosco. È ispirato a D&D dal suo autore, che è David Chevalier, il doppiatore di Loki e Morty. Ho fatto aggiungere un potere speciale che si chiama Benedizione del Master David più uno ai tiri di follia. Che bello! Che figo! Quindi lui si è messo a fare anche un gioco di ruolo, minchia. Che cosa complicata da fare, sono tosti da progettare i giochi di ruolo. Anche i giochi da tavolo in generale, cioè ci vuole un sacco di preparazione, di regole, di studi. Bello, che cosa carina. Non ci ho mai giocato, perché non so. Non gioco di ruolo.
Una volta mi sarebbe piaciuto, poi ho perso un po' l'interesse perché non avevo gente con cui giocare e adesso non avrei voglia di giocarci. Perché, non lo so, io sono quel tipo di persona che si fissa sulle cose e poi però quella fissazione dura un paio di mesi e poi cambia fissazione. È un po' me. Il mio cervello è un po' me, però. Vabbè, è normale. Appunto, io non sono fan dei musical in generale, quindi il fatto che vi stia consigliando un musical significa che merita tanto. Non ne ho visti troppi. Ho visto principalmente i film dei musical. Ho visto anche un musical a teatro che raggiunge un posto a tavolo ed era lunghissimissimissimo, però è stato molto bello da vedere. Però durava tipo 3 ore, non lo sapevamo. Era una cosa infinita. A un certo punto eravamo stanchissimi e non avevamo voglia di vederlo più. Però in realtà era molto carino. Mi ha fatto un amigurumi di un Liblin con cui giocava che si chiamava Slorty. Aveva la voce di Morty, giustamente, è la sua. Ma cos'è un Lilblin? No, ho letto male, scusami. Cos'è un Lilblin? Lo cerco. Lilblin. Vediamo. È un GDR tratto da LOD. Ah, sembra un gremlin. Come disegno. Scusate. Oddio, che brutto. Qui è diviso in due. Inquietante. È tipo disegnato, tagliato a metà. Slorty. Ma che bello che fai gli amigurumi, li regali alle persone. È molto carino. Fai vedere. È bellissimo! Posso farla vedere in live? E c'è proprio la faccia disperata. Kill me, please. Ok. Questo qui. Aspetta, devo abbassare la luminosità se non si vede niente. Ok. Questo qui. Adesso si vede il riflesso. Ok, più o meno si vede. Mi sembra uno che ha accettato le conseguenze della sua vita e che dice: ok, va bene lo stesso. È proprio. Sono stanco. Help. Un pochettino. Però è anche simpatico. Però mi ricorda qualcuno che ha detto: ok, basta. Non ce la faccio più con la mia vita. Tipo dei goblin più piccoli e pazzi. Ma è veramente dei gremlin allora. I gremlin a cui si dà da mangiare dopo la mezzanotte. Pazzi per il metallo. What? Ok, molto generica qualcosa. Carino. Così, random. Il metallo. Schiotti, schiotti. Dovrebbero fare un musical su D&D. Probabilmente già esiste. Però sarebbe carino. Un musical con dei goblin depressi. I mean. Relatable. Goblin depressi indeed. Ah, però appunto sì, musical. Ne ho visti pochi. Ho visto Into the Woods, il film, ed è estremamente lungo. E non credo ne valga la pena. Vale la pena una canzone specifica in cui ci sono due principi che si mettono a confronto e fa troppo ridere. E quindi merita per quel motivo lì. E basta, credo, di aver visto solo Into the Woods e Tick Tick Boom e aggiungi un posto a tavola, però a teatro. Un minuto. Fino a 59. Sguinzagliato i cani. Sguinzagliato Chopper perché ho visto Ilaria. Traditrice della patria, esattamente. How dare she? Disonore sulla sua mucca.
59, ragazzi, eh? 59. Siamo lì. Dei grandi offese. Dalle grandi offese. Mi hanno consigliato un sacco di musical, però, in realtà. Che non c'ho tutta sta voglia di vedermeli, perché so che durano tanto i film con i musical. Però guardo sempre le cose della Disney, che in cui canta. E alla fine dovrei esserci abituata. Dai, mi hanno consigliato Hazbin Hotel tantissimo, però non, ne ho sentito parlare talmente tanto che non ne ho voglia di vederlo. Sto guardando Mob Psycho 100, Mob Psycho 100, io lo chiamo 100 direttamente, che è un poco sensato, però Reagan mi fa morire, è fantastico quell'uomo. Cioè, merita un sacco vedere quel cartone solo per Reagan. Questo suono di vuvuzela. Niente, raga, traditrice della patria, Ilaria. Mi dispiace. È una traditrice della patria, adesso la insulterò. La insulterò. No, non l'ha fatto. Bam. Io l'ho scritto, l'ho insultata. C'è anche stata su WhatsApp oggi, non è che non ha mai preso il telefono, quindi. Sorry. A voi ci credevate? Io sapevo che sarebbe andato a finire così, raga, quindi. Non mi pento di nulla, sono già delusa. Ci sta tant'io. Vi faccio vedere cosa ho citato. Anche se penso che lo sappiate. Ah no, e non mi aspetto niente. E dai, che palle Pinterest. Fammi vedere le cose carine. Senti. Questo. La perfetta rappresentazione di come mi sento al momento. Cioè, però me lo dici, ma che ti devo fare? Non è che glielo devo ricordare io, insomma, cioè. That is me right now. Ma è stato me per tutto il giorno. Ho 20 flessioni. Sì, mo' ho scritto. Ah, ma che cazzo, fangulo, cioè, non si fa così. No, niente, niente auguri. Rifiuto gli auguri. No, no. No, no. Cioè, oggi è il mio compleanno, auguri. No, no. Rifiuso gli auguri. Ok, I don't care. Non le mando il memino e non le rispondo. Pipiripiripi. Pipiripi. Ne dovevo parlare io, dovevi sapere. Mi ha detto non me ne hai mai parlato in questi giorni. Ma ti no, 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 no. This. No. Mando il memino e basta. E questo è perfetto, raga. È perfetto. Tra l'altro, avrò dovuto riguardare Malcolm perché non me lo ricordo per niente, a parte il blallo. Magnifico il calendario appena fatto in ricordare a Ghilaria che è il compleanno di Mariangio. Cioè, deve ricordare 3 giorni prima, probabilmente. In 2 giorni prima, 1 giorno prima e il giorno stesso. I don't give a fuck. That's bad. Per questa data è molto male. È proprio brutto. No, non posso accettare nessuna scusa.
Oh, ho sbagliato, cosa sto facendo? Mi ho fatto vedere un po' di insight, mi ero dimenticata che avevo la cosa su Blender. Beh sì, Blender. Nel senso, quando faccio Blender è tutto lo schermo principale, quindi avete visto un po' di roba. Mica avete visto robe strane su Tron? No, ok. Ai, ai, ai. Mi sta continuando a scrivere, ma la ignoreremo, anzi tolgo la vibrazione. Oh, vedi? No mercy. Ah, ragazzi, ragazzi. Questa è l'unica risposta. Il rip. Non sono cattiva, ok? Non sono cattiva. Ho delle regole. Questa è la realtà. I'm sorry. Mi dispiace, ragazzi, però. Io lo sapevo che sarebbe finita così, per questo ho continuato il teatrino. Si è risentita. Beh, che cacchio. È un grande traguardo molto difficile, ok? Difficile. Quindi. Quindi questa è la realtà. Le aspettative c'erano, ma non c'erano, perché o ti arriva subito gli auguri o non ti arrivano per tutto il resto del giorno. Quindi no. Not going to answer her. I'm sorry. E poi non è che ho fatto tutto all'oscuro. Allora, l'ho pubblicato su Instagram la storia. L'ho scritto taggando everyone su Discord. Dai. Dai. Ci conosciamo da 7 anni? Dai. Non si fa. Ok. Stavo guardando un attimo i canali artistici di Twitch e niente, c'è un tizio che sta facendo architettura. Non ho mai visto qualcuno fare architettura su Twitch. Che cosa nuova e particolare. Well. Scusate, ogni tanto c'ho sempre le idee di potremmo fare un raid e poi non lo faccio mai perché mi vergogno, però vabbè. E non lo faremo. Però è stato strano. Cioè, non... che cosa strana, nuova. Ultimamente sto guardando un canale di due gemelle che fanno progetti di architettura su The Sims. E mi fa un sacco ridere. È stradivertente. Mi fanno venire voglia di mettermi a giocare a The Sims. Però soltanto per fare le case. Però non avendo le espansioni. In realtà hanno fatto un sacco di progetti solo con quelle base. Nel gioco, quindi tecnicamente si può fare. Io ho visto uno che faceva matematica. Ma stava insegnando? O stava facendo i compiti? O stava preparando degli esercizi? Cosa stava facendo? Stava studiando matematica. Ci stanno quelli che fanno le live studio, che in realtà avevo pensato di farle anche io. Però, sempre lo stesso discorso, non voglia di essere troppo con la mia faccia in live, quindi. Insegnando, wow! Carino, carino. C'è un sacco di gente che lo fa tipo su TikTok e poi passa a Twitch, sta cosa. Ci sono persone che insegnano. Inoltre è finita la playlist, minchia. Era lunghissima. Da quante ore sono in là? 2 ore e 36. Eh sì, oggi abbiamo iniziato un pochino più tardi.
Però ci sta. Oh, cosa? Oh. Scusatemi. Ho un pochino sonno. Bevo. Vuoda. Vuoda. Oh, sono di nuovo bruciata. Ok. E messo un'altra playlist, però è bassa. Sissima. Partirà prima o poi. Però sì, ci sta un sacco di gente che insegna. Alla fine trovi un sacco di pubblico. Quelli che insegnano filosofia, ne avevo beccato uno. E allo stesso tempo capisco che possa essere utile. Però comunque chi fa i video, che ne so, su YouTube, queste cose qua, tende a riassumere tanto. Alla fine chi fa i video è come se preparasse un argomento, no? Appunto, quindi è come se tu preparassi un esame. Aggiungi tanta roba insieme. Prendi, fai riassunti da altre robe e fai il tuo video e spieghi le cose. Ed è molto limitante per uno che studia, per uno studente più che altro, se studia solo da quel video lì, più che altro. Perché sono informazioni semplificate messe insieme e tu magari non capisci la radice vera e propria di quello che stai dicendo quella persona. E quindi, non lo so, l'ho sempre trovati un po' strani. Non credo siano troppo esaustivi, insomma, rispetto a un libro di testo, che anche lì tu dal libro di testo devi estrapolare le cose, quindi tecnicamente se tu vedi un video le cose sono già estrapolate, magari non sono quelle che ti servono, quelle che vuole il tuo professore o altra roba, non lo so, è sempre un po' difficile. Cioè, la cosa principale sarebbe studiarselo per conto proprio, capirlo per conto proprio. In tutte le materie in generale, anche nel mondo artistico. Se tu ti vedi un tutorial è un riassunto di cose mentali e esperienze da parte di chi lo sta facendo. Che anche lì prendi da altre persone che l'hanno già fatto, però anche lì, cioè, non lo so. Se non sei una persona che l'ha effettivamente insegnato, l'ha fatto effettivamente come lavoro, non ha troppo senso farci dei tutorial. Lo trovo strano. Quindi, se sei invece un insegnante di quella materia, ha senso, secondo me, fare i video. Perché effettivamente sono cose che hai studiato e che lei utilizza te come lavoro. Cioè, quindi la tua esperienza c'è. Non c'è esperienza, è un po' strano voler fare dei tutorial per le persone. I don't know. Poi dipende. I tutorial sono sempre una cosa un po' particolare perché fare solo tutorial, studiare, leggersi, guardarti tutti i tutorial vari non ha tanto senso. Secondo me ha più senso il guardi i tutorial di una cosa che ti serve fare. Fine. Non di tutti gli argomenti di tutta la vita, perché se guardi solo tutorial all'infinito e poi non ne applichi niente è un po' inutile. Quindi c'è tutta questa cosa. Non lo so, ho le cose contrastanti sui tutorial. Sorry, questo è un discorso che non c'entrava granché. Però sì. Non so, mi turbano. Quindi in generale non mi piace manco guardarli. Oh, che bella questa musichina. Molto calmi, calmi. E lei mi ha scritto, lo sai che ti voglio bene, vero? Faccio rosolare un bel po'. Si dica così. Però ha scritto che anche lei è delusa da se stessa. Bene! Bene! Non arriverà in live, vero?
Quindi se veniva in live, lo leggeva dal titolo live. E beh. Scelta sua. Scusate, mi diverto. Proprio questo è girare il coltello della piaga tantissimo. Non ne voglio male, proprio mi diverte un sacco. Per darle fastidio in questo modo. Comunque, ragazzi, io penso di chiudere qui. Abbiamo chiacchierato. Non abbiamo giocato a Shippy, effettivamente. Perché comunque ho iniziato la live tardino. E non avevo troppa voglia di giocarci alle 11 e un quarto. Perché poi sarei finita a mezzanotte e volevo chiudere a un certo orario. A questo punto avrei potuto anche giocarlo, però abbiamo chiacchierato. È stato comunque carino. E volevo giocare a Shippy, che è un gioco gratuito breve. Si chiama Shippy, come pecora, A Short Adventure. Ed è un platform 2D, da quello che ho capito, in pixel art, carino, gratuito, lo trovate su Steam se vi interessa. E niente, dovrebbe durare una quarantina di minuti, quindi ho detto arriveremo a fare anche quello, non lo so, per variare un po', però abbiamo chiacchierato, abbiamo aperto il regalo e niente, alla fine è andata bene lo stesso come live, non volevo fare una cosa lunghissima, poi ho iniziato tardi perché gente, roba e casini e quindi non ho avuto troppo tempo. E la mia gola sta già soffrendo un bel po'. Quindi niente, devo capire chi è il numero che mi ha scritto che mi sta dando gli auguri, perché non lo conosco. E vediamo un po' cosa succede, niente. Per il resto vi ringrazio tantissimo per essere stati con me in questa giornatina carina, per gli auguri, per le sub e per la compagnia. Per il resto ci vediamo non giovedì, perché vado a mangiare fuori. Giovedì avremo fatto Black Sad. Magari o l'anticipiamo a mercoledì o la rimandiamo a venerdì, sempre di questa settimana. Poi vi faccio sapere, voi state su Discord, tanto metto everyone come tag, quindi nel caso vi arriva la notifica. E niente, ci vediamo la prossima volta, in questa settimana. Però grazie mille per essere stati con me, è stato molto carino, è sempre bello comunque condividere un traguardo importante con voi. Sono ancora un po'. Speriamo che questi 30s vadano meglio dei 20s. E speriamo di goderci un po' di più la vita, un po' tutti quanti. Che ne dite? Grazie mille, ragazzi. Buonanotte. Ciao, ciao. E Samu, sto andando a dormire. Mi dispiace, stavo chiudendo. Benvenuto comunque. Buonanotte.